Buonasera, buonasera, ben ritrovati. Ancora una volta gli anziani rapinati in casa, pestati brutalmente da bande di rapinatori, probabilmente dell'est, quando arrivano questi commando armati fino ai denti che malmenano le persone deboli. Un uomo di 83 anni in questo caso e la moglie di 79, malata di Alzheimer. In genere sono sempre criminali che arrivano da lontano, vanno e poi arrivano e poi tornano alla base con un bottino tra l'altro irrilevante, per cui vedremo anche i commenti dei vicini di casa del genero, che dicono: ma com'è possibile massacrare di botte due persone inermi di questa età? Tra l'altro la signora era malata di Alzheimer. Vabbè, quindi abbiamo titolato Basta rapine e botte agli anziani in casa, perché se dovessimo fare, lo faremo, l'elenco delle persone che hanno subito la stessa sorte, faremmo un servizio di 5 minuti, se non di più, e lo faremo adesso, domani faremo un riepilogo. Ovviamente parleremo anche di elezioni in vista del 25 settembre. Ancora non ci sono i nomi, le liste dei candidati del centrodestra, non ci sono ancora quelli di Azione, di Calenda e di Renzi con Azione, per cui insomma ore di suspense, di congetture, ipotesi, insomma ne parleremo ovviamente anche stasera. Allora vi presento gli ospiti che sono qui in studio. Mario Fabris di Forza Italia. Buonasera, buonasera dottore. Grazie Fabris, bentornato. Il sindaco di Conegliano e coordinatore di Forza Italia in provincia di Treviso. Dico buonasera. Bene? Buonasera direttore. Fabio Chies, sindaco, bentornato, grazie molte. Per Fratelli d'Italia l'assessore ai lavori pubblici del comune di Venezia, Francesca Zaccariotto. Buonasera direttore, buonasera ai teleascoltatori. Grazie, grazie assessore. E per Azione Andrea Corradin. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Giovane esponente del partito fondato da Calenda e a cui ha diritto anche Matteo Renzi. Dovremmo avere collegati, vediamo chi è già in Skype con noi. Ecco, saluto Paolo Benvenu di Rifondazione Comunista Unione Popolare. Buonasera, benvenuto. Ecco, non la sentiamo, ma la sentiremo tra pochissimo. E grazie anche al commercialista e giornalista Massimo Venturato. Buonasera, dottor Venturato. Buonasera, direttore. Buonasera a tutti i telespettatori. Avremo tra poco anche Giancarlo Iannicelli, che è presidente del Consiglio Comunale di Treviso, e anche Corrado Cortese, portavoce di Più Europa. Allora io direi partiamo da questa pagina orribile di cronaca con il servizio di Valentina Visentin. Stava chiudendo le finestre di casa per la pioggia quando è stato sopraffatto con violenza da quattro uomini che hanno fatto irruzione armati di pistola. La rapina violenta si è consumata in questo villino di via Asiago, tranquilla zona residenziale di Padova popolata da villette che si affacciano sulla più trafficata via Armistizio. L'anziano proprietario di casa, 83enne, verso le 21:30, quando è iniziato il temporale, stava chiudendo le finestre e si è trovato faccia a faccia con i ladri. I quattro rapinatori non hanno esitato ad usare la violenza contro i due anziani. L'uomo è stato legato ai polsi, la moglie invece percossa al volto. I banditi si sono accaniti con violenza anche sulla moglie, 79enne, che ora si trova in ospedale per accertamenti. Una brutalità inaudita per rubare alla coppia le due fedi e una catenina d'oro. Sono parecchio massacrati, nel senso che sono stati picchiati. A parlare è il genero dei due anziani, poche parole che esprimono però la preoccupazione per le condizioni di salute di marito e moglie ancora molto spaventati. Non esiste che due persone di 80 anni che vivono in casa e spendono la propria pensione per pagare la badante, perché mia suocera ha l'Alzheimer, non hanno niente in casa perché non hanno niente e vengono massacrati di botte. Sul posto è intervenuta la polizia, allertata dall'83enne, che è riuscito a dare l'allarme quando i quattro malviventi si sono allontanati. I residenti di via Asiago non hanno sentito nulla, ma sono un po' preoccupati dopo questo episodio. Noi non abbiamo mai subito episodi, non abbiamo avuto sentore
di queste cose. Però certo che appunto abitando in una zona tra virgolette prestigiosa abbiamo segnali da questo e quel vicino in cui ci sono stati degli episodi insomma anche abbastanza clamorosi. Secondo le prime informazioni si tratta di 4 uomini, probabilmente di giovane età, dal loro accento non si esclude che possano essere stranieri, hanno agito a volto coperto e armati con 2 pistole. Servizio di Valentina Visentin e poi ovviamente sentiremo probabilmente altre voci. Sindaco, allora qui è davvero uno stillicidio di fatti di questo genere, di episodi di violenza brutale a danno di persone inermi, persone deboli, persone che hanno superato gli 80 anni o che sono come in questo caso anche malate, no? Possibile che non si riesca, tutti i partiti adesso promettono sicurezza, in più controllo del territorio, ma sono anni che se ne parla e è chiaro che non si può coprire capillarmente tutta una regione, però possibile che possano agire indisturbati, tra l'altro a Padova. Cioè a Padova in via Asiago, insomma in una zona residenziale, non in mezzo alla campagna. Poi guardi, registriamo innanzitutto una società che sta diventando una società molto violenta e soprattutto questi atti qua sono atti inqualificabili nei confronti di persone anziane che hanno passato la loro vita a lavorare e oggi, diciamo con la pensione, come diceva il genero, cercano semplicemente di sbarcare la loro vita e vivere serenamente. Qui anche la moglie che ha l'Alzheimer, veramente situazioni indicibili. Devo dire che però questa è una situazione alla quale bisogna porre rimedio. Noi ci troviamo con una spesa per quanto riguarda le forze dell'ordine che sta calando. Io invito tutti coloro che andranno a Roma adesso, i parlamentari di qualsiasi colore siano, a mettersi veramente una mano sulla coscienza e a cambiare la direzione che si è presa. Noi abbiamo delle bravissime forze dell'ordine, noi a Conegliano abbiamo la caserma dei carabinieri, il comando di polizia di Stato, i vigili del fuoco, sicuramente siamo fortunati da questo punto di vista, intervengono anche velocemente, ma come poi vedremo probabilmente nel proseguo della puntata, ci sono delle situazioni che non sono più tollerabili, cioè bisogna cambiare le regole di ingaggio. Cioè la polizia e le forze dell'ordine devono avere la possibilità di intervenire in maniera precisa ma anche in maniera forte, autorevole, e non possono essere presi in giro da 4 imbecilli che si trovano davanti. Questa è una situazione che solo in questo paese esiste, per cui c'è la soluzione è investimenti maggiori per quanto riguarda le forze dell'ordine, modifica delle regole di ingaggio che si hanno nei confronti dei malviventi quando li si trovano davanti e soprattutto anche per quanto riguarda invece la microcriminalità, un'educazione maggiore da parte delle famiglie, perché qui ci lamentiamo di tutto ma ci sono fatti che succedono come quello che è successo a Conegliano 2 giorni fa che probabilmente si risolverebbero semplicemente se le famiglie usassero un'educazione che è quella che abbiamo avuto tutti noi, un'educazione che invece oggi non esiste più, cioè questi ragazzi non hanno paura di niente, questi ragazzi sfidano le forze dell'ordine e non hanno alcun timore reverenziale nei confronti di queste proprio perché sanno che le forze dell'ordine non hanno gli strumenti necessari, tra l'altro le filmano e io invito tutti a smettere di mettere questi filmati sui social perché questi filmati non fanno altro che alimentare la capacità di questi malfattori poi di difendersi quando vanno in tribunale perché sembra che siano le forze dell'ordine i cattivi, invece dobbiamo riportare le cose nel modo giusto perché tutti noi poi pretendiamo che le forze dell'ordine siano le prime a tutelarci quando succede qualcosa a noi e alla nostra famiglia, per cui ritengo dobbiamo stare al fianco senza se e senza ma delle forze dell'ordine ma soprattutto riportare un certo tipo di cultura all'interno delle nostre reti familiari a cominciare dalla scuola. Una volta io ricordo che quando succedeva qualcosa andavi a casa non è che ti lamentavi molto, oggi cominciamo a mettere in dubbio l'autorevolezza delle istituzioni dal momento in cui mettiamo in discussione l'autorevolezza di chi insegna nelle nostre scuole dimostrando ai ragazzi che c'è sempre un motivo comunque per giustificare ogni cosa, le cose non vanno giustificate, chi vuole essere integrato è una società la nostra che integra e che anzi è ad esempio in Italia per integrazione, ma chi non vuole essere integrato e ha scelto la strada che non è quella della legalità, non è stato che la repressione, ma dobbiamo dare la possibilità alle forze dell'ordine di reprimere. E poi un'altra cosa fondamentale è che ci sia la certezza della pena. Noi abbiamo avuto un caso, ripeto, che poi magari vedremo su Conegliano, processo in direttissima giorno dopo e poi ci ritroviamo agli arresti domiciliari probabilmente tra 2 giorni fuori. Allora, proprio su Conegliano vediamo cosa è successo e di nuovo vedremo il sindaco che parla in questo caso proprio di violenza che tiene in scacco il centro cittadino. Vediamo il servizio di Erinda Chitez.
Non bisogna mollare di un millimetro rispetto a questa gentaglia che vogliamo vada fuori dalla città. È netta la presa di posizione del sindaco di Conegliano Fabio Chies nei confronti dell'ultimo episodio di violenza avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì in centro città, nei pressi di Corte delle Rose, uno dei salotti buoni di Conegliano. Episodi di questo genere non sono nuovi in città. Nella giornata di ieri un altro fenomeno violento ha interessato l'area centrale di Conegliano, come possiamo vedere da queste immagini girate da un residente. La violenza tiene sotto scacco il centro cittadino, seminando il panico, e sempre più coinvolti sono i giovanissimi. Dopo il fatto violento di mercoledì, la prefettura ha deciso di aumentare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Abbiamo investito molto nel nuovo comando di polizia locale, stiamo aumentando la videosorveglianza in città, per cui da parte mia, del sindaco, dell'amministrazione, la massima fermezza. Insieme al prefetto, questore, continueremo in questa linea, perché a costo di arrestarli uno al giorno devono finire tutti dentro. I negozianti sono allo stremo. L'associazione dei commercianti conegliannese di Corte delle Rose chiede un fermo intervento di tutte le autorità preposte al controllo del territorio di intervenire. Speriamo che questi fatti non si verifichino più. È chiaro che da parte nostra come commercianti, ma anche come cittadini, ci sia un po' di preoccupazione, perché la sensazione quando ci si muove è, insomma, di non avere più quella massima serenità e tranquillità. Se non si prendono provvedimenti, dove si mette questa gente? Dove la mettiamo? Manca l'educazione, manca il rispetto. Rispetto della gente e di se stessi. Quando non si ha rispetto di se stessi, non si ha rispetto neanche per gli altri. L'educazione dei genitori, l'educazione di tutti quanti. Fargli capire che stanno sbagliando con le dovute maniere, col bastone non. Con la violenza non si ottiene violenza, secondo me. È vero. Però è difficile. La gioventù d'oggi è un po' difficile. E intanto ci sono moltissimi video sui social e poi sulle televisioni, anche sulle reti nazionali, di cittadini che filmano queste scene e poi le pubblicano sui social, ma poi anche sui siti online, sulle reti televisive nazionali. E proprio in questi giorni è successo, il capo di gabinetto del sindaco di Roma Gualtieri si è dimesso perché è stato filmato mentre urlava. Dopo una cena c'è stato un alterco con altri suoi colleghi, insomma, ti ammazzo, scene veramente, sembrava non so, di stare non so, in una favela brasiliana. Dopodiché ha dovuto dare le dimissioni perché il Foglio si è impossessato di questo video, no, assessore? Quindi c'è anche questo, no, che molti cittadini, ricordo anche l'aggressione e l'uccisione brutale dell'ambulante nigeriano a Civitanova Marche, no? Ecco, lì tutti che filmano, cioè, più oltre che filmare bisogna intervenire, chiamare i carabinieri, aiutare chi viene aggredito, solo, no? Infatti. Direttore, solo un chiarimento su quello che è successo con Conegliano, velocissimo, poi mi scusa l'assessore. Quello che è successo due giorni fa effettivamente è stato molto antipatico, nel senso che queste 10-15 persone, di cui alcuni sotto l'effetto di alcol e stupefacenti, hanno disturbato i negozianti in maniera pesante. Non c'è stata nessuna rissa. Io stesso ho chiamato polizia, carabinieri e polizia locale perché ci fosse un intervento congiunto, e poi l'alterco c'è stato tra questi e i carabinieri che stavano identificando i soggetti, proprio perché non vogliamo, intendiamo che sia finita l'idea della tolleranza, cioè ogni cosa che avviene o ogni fatto che abbia comunque un sospetto di possibilità di nuocere alla città, ho chiesto a tutte le forze dell'ordine che agiscano immediatamente tutte assieme, perché bisogna dare l'idea a queste persone che noi non abbiamo assolutamente intenzione di tollerare a Conegliano nessuna di queste situazioni. Sì. Allora, chiarimento opportuno del sindaco Chies. Assessore, allora dicevamo c'è questo anche, no, che si aggiunge a questi fatti, le riprese e gente che assiste passivamente a queste aggressioni, a queste risse, no?
Sì, sicuramente le riprese diventano uno strumento utile, perché poi attraverso le riprese si riesce anche a identificare, no, quelli che sono i soggetti. Insomma, pensiamo anche a tutta la politica che stiamo facendo come pubbliche amministrazioni sul posizionamento delle telecamere, che diventano un deterrente, ma diventano anche una forma, tra virgolette, di sicurezza da parte dei cittadini stessi, perché quantomeno sanno che hanno un occhio vigile che li sta a guardare. Solo che la preoccupazione è che si rischia che le persone magari siano più prese dal riprendere che non dal telefonare, e sappiamo che in queste situazioni, come quando avvengono incidenti, la cosa prima che va fatta è chiamare aiuto, e quindi chiamare le forze dell'ordine. Quindi ecco, devo dire anche che ci sono delle riprese che alla fine, insomma, non so se di fronte a determinati fatti sarei così limpida da continuare a fare una ripresa che non a buttarmi quasi a difendere la persona che in quel momento viene aggredita. Aggiungo anche, direttore, che io il tema della sicurezza è un tema che sentiamo ripetutamente, non ne parliamo poi quando ci troviamo in campagna elettorale. Ecco, io credo che sicuramente è fondamentale la questione che riguarda le forze dell'ordine. Io, insomma, vengo da un comune dove amministriamo e che sempre di più stiamo investendo su quelle che sono le forze dell'ordine competenti per materia, che sono la polizia locale, ma anche sulla presenza dell'esercito e quindi di tutti coloro che possono aiutarci a gestire la questione della sicurezza. Però penso anche che sia un tema che va affrontato a 360 gradi, no? Quindi va affrontato. Io sono assessore ai lavori pubblici e quindi proprio in questo periodo mi sto occupando di cosa significa il degrado rispetto alla sicurezza, perché degrado chiama degrado, certo, cura, e significa educare a quello che è il bello, ma anche quella che è la partecipazione attiva del cittadino nel difendere la propria città e quindi nel mantenere vivi quei valori di partecipazione, di solidarietà e di attenzione che poi vanno dalla città alle cose e alle persone. E poi abbiamo un tema importante, direttore, insomma, non dimentichiamoci che oggi purtroppo il Ministero dell'Interno ha fatto una politica, no, sull'immigrazione che è devastante, no? Quindi parlare di sicurezza va benissimo, parlare di esercito, ma non possiamo trascurare che in questi ultimi anni abbiamo avuto un'invasione di soggetti extracomunitari che è terribile. Quindi per fortuna stiamo andando al voto e io mi auguro che determinate proposte vengano seriamente prese in considerazione, come quella del blocco navale, perché altrimenti non ne veniamo fuori. Mi è piaciuto prima, in un'intervista ho sentito una signora che ha detto: ma dove li mettiamo? Quindi il tema di continuare a far venire persone senza porci poi la domanda cosa facciamo, dove vanno a finire, il problema di non interrogarci che vengono minori non accompagnati e che poi fanno parte di quelle baby gang che sempre più si appropriano di armi taglienti, che feriscono le persone, che fanno stupro, violenza e quant'altro. Quindi io credo che dobbiamo veramente in squadra con tutti i settori toccare il tema della sicurezza e non vederlo solo da un punto di vista di forze dell'ordine. Grazie assessore, intanto saluto Corrado Cortese di Più Europa. Buonasera Cortese. Buonasera direttore, buonasera agli ospiti e ai telespettatori. E grazie molte al presidente del Consiglio Comunale di Treviso, Giancarlo Iannicelli. Buonasera presidente. Buonasera a tutti voi. Arriviamo subito anche da voi. Tra poco andremo da Andrea Corradin di Azione. Vediamo un documento così impressionante, che è quello di un anziano che era stato picchiato nel 2016 a Piacenza d'Adige, per non parlare di altri fatti orribili come Gorgo al Monticano, i coniugi Pellicciardi. Anzi, mandiamo un saluto al figlio Andrea, che giustamente vuole intitolare una via del comune ai genitori che erano stati brutalmente trucidati in casa. Sentiamo quello che era stato il racconto di quest'uomo picchiato dai banditi. Così, così. Com'è andata? Marissimo. Ma cos'è successo, signor Pedina? Si ricorda?
tante botte. Tante, quanti erano? In due. In due. Vi hanno detto qualcosa o vi hanno solo picchiato? Picchiato, gridare dove sono i soldi, dove sono l'oro. Noi ne abbiamo tanti soldi, noi. Ora ci ho detto dove c'erano dei soldi che avevo appena ritirato perché mi arrivava il palais. E allora ne voleva 1.000 euro, tre bancali. Ho detto prendo 1.200 euro, qualcosa per casa, cosa dire, 5-6 giorni fa li ho presi. E allora ci ho detto dove sono, e non ci sono più. Della poltrona dove dormivo io, su in camera di sopra, non ci sono più. È una delle tante vittime di queste aggressioni in casa. Anche la moglie era stata picchiata, per fortuna se la sono cavata con delle ferite, insomma, ma hanno rischiato di morire. Allora, Andrea Corradin, quindi anziani pestati, giovani violenti, è una società davvero che sta andando un po' alla deriva, no? Poi si parla di tante cause, fattori, si tira in ballo anche il Covid, però insomma non è che ci sono delle attenuanti per chi esercita la violenza in questo modo, no? Guardi, dottore, io non voglio mettermi a fare il sindacalista dei giovani perché insomma non ne hanno bisogno, però ci terrei a focalizzarci, oltre a tutto quello che ha detto il sindaco lodevole e sicuramente conosce la situazione da vicino amministrando una città comunque di dimensioni ragguardevoli, però chiediamoci anche perché siamo arrivati a questo punto, perché abbiamo questa innanzitutto disaffezione verso la cosa pubblica, e io in questo vedo un parallelismo forte tra l'astensionismo imperante anche da parte dei giovani. Noi di Azione siamo spesso nelle piazze con i banchetti, e non solo tra le persone con un'età più avanzata, ma anche tra i giovani vediamo tanto siete tutti uguali, tanto lì andate tutti a fare le stesse cose. Quindi chiediamoci perché anche un giovane non ritiene più che si possa fare qualcosa e non ama più una cosa che è di tutti, e quindi il deturpare i beni pubblici e questa mancanza di affezione proprio a quello che è di tutti e che non sentiamo più nostro. Chiediamoci da dove arriva, perché queste generazioni non amano più quello che hanno costruito i nostri padri, i nostri nonni, perché noi non amiamo più il nostro paese. E poi, al di là di dire più soldi alle forze dell'ordine e pene certe, e io sfido chiunque. Sì, c'è qualcuno che dice insomma basta con questa storia di aumentare diciamo gli organici delle forze dell'ordine, ci vogliono pene più severe, insomma lo sentiamo spesso, no? Assolutamente, però anche lì dire solamente diamo più fondi alle forze dell'ordine, sì, però andiamo, ed è questa la cifra stilistica di Azione, vediamo come andiamo ad implementare quei fondi nelle forze dell'ordine, perché dire diamo solo soldi a pioggia lascia il tempo che trova. No, e poi c'è il fatto che le forze dell'ordine sanno molto spesso che a rimetterci nel caso di contrasti con la criminalità diretti proprio per le strade, poi in genere sono le forze dell'ordine, per cui hanno, io ricordo un inseguimento di una Audi gialla che avrebbero potuto fermare sparando, ma se ne guardavano bene, perché se fosse poi accaduto un incidente, fosse rimasto ferito un bandito, poi ci andava di mezzo la gente sulla volante, no? Per cui è una questione proprio di leggi all'altezza della situazione. Allora, Paolo Benvenu, Rifondazione Comunista Unione Popolare, diceva l'assessore, Giorgia Meloni propone il blocco navale e questa è la soluzione del centrodestra. Ma intanto bisogna vedere se il diritto internazionale permette di fare il blocco navale come lo intende la Giorgia Meloni. A me pare più propaganda che altro. Di fatto una qualche forma di blocco navale c'è, il governo italiano e Minniti a suo tempo hanno ampiamente finanziato e sostenuto la Guardia
costiera libica, e questo mi pare che sia un dato, insomma, che tutti conoscono. Poi vorrei dire, certamente non possiamo non esprimere tutta la nostra solidarietà per quelle persone anziane, fragili, indifese, che vengono aggredite. Da questo punto di vista si tratta obiettivamente di un fatto assolutamente esecrabile, e quindi non c'è parola, insomma, rispetto a questo. Però bisogna anche essere oggettivi. Allora, il dato che noi abbiamo è che nel nostro paese c'è stato un calo del 40% dei reati più gravi, intendo le rapine, i furti in casa e quant'altro. Questi sono dati oggettivi, insomma, no? Noi stiamo parlando come se il nostro paese fosse un far west, in realtà, insomma, è uno dei paesi dove i reati di questa natura, insomma, hanno subito una contrazione molto importante. Dall'altra parte però c'è un dato che invece preoccupa e dovrebbe preoccupare moltissimo: il fatto che crescono in maniera importante i femminicidi, cioè i reati che si realizzano all'interno del focolare domestico o dentro le relazioni personali che si una volta avevano un carattere tipo. Io penso che se dovremmo ragionare, insomma, su quella che è l'emergenza vera dal punto di vista della sicurezza, dovremmo ragionare su questa questione. Dopodiché mi permetto di fare una riflessione. Sì. Ogni volta che si avvia una campagna elettorale c'è questa corsa, no, sul tema della sicurezza. Sì. E si parla ovviamente, connesso a questo, del tema dell'immigrazione, e starei molto attento su questo punto, perché una delle cose di cui ha più bisogno questo paese, non lo dico io, lo dicono gli operatori in settore agricolo, della ristrutturazione, dell'industria, eccetera, ha bisogno naturalmente, necessariamente, per un fatto oggettivo, quello del calo demografico, di forza lavoro che viene da altri paesi. Attenzione, perché questo non può essere oggetto di propaganda, perché qua stiamo parlando di cose serie, molto serie. Parliamo di milioni di cittadini che vivono nel nostro paese, molti hanno la cittadinanza italiana, e che sono una parte importante dal punto di vista generale della nostra società. E quindi pregherei, insomma, di non usare, insomma, temi, la propaganda, insomma, su questi temi. A me pare che abbiamo ben altre emergenze da affrontare. Certamente ci sarà necessità di intervenire anche utilizzando strumenti regolatori, relazioni con i paesi che possono essere protagonisti dei flussi migratori verso l'Europa, verso l'Italia. Però, insomma, io credo che le emergenze che abbiamo sono sotto gli occhi di tutti, insomma, no? Sono emergenze di altra natura, sono emergenze che riguardano in maniera drammatica la vita di tante persone in questo paese, e la politica si dovrebbe, come dire, interessare e dare risposte a queste questioni in primo luogo, senza cadere ancora una volta nell'uso propagandistico di parole d'ordine, di temi, eccetera, che sono, come dire, ormai abbastanza frusti, insomma. No? Signor Benvenu, nessuno ce l'ha con quelli che sono la cittadinanza italiana che lavorano. Sono gli altri. No, ma il problema, guardi, sono gli altri, e lei lo sa bene. Allora, guardi, lei lo sa bene quali sono i problemi. Allora lei deve farci un giro. Sì, sì. Deve farci un giro, sì. Perché glielo chiedo. Sono di in giro tutti giro i giorni e vedo andare, per le strade solo gente di colore. Nelle campagne, e basta, nelle dove campagne, vanno invece che oppure lavorare? Oppure nelle cucine dei ristoranti, sì. Oppure nelle cucine di ristoranti o in altri luoghi. Nessuno dove ce si l'ha con quelli che lavorano, produce, ripeto. E dove si lavora e si produce, e dove ci sono tantissimi rifugiati richiedenti asilo che lavorano. Beh, nessuno ce l'ha con quelli che lavorano, ripeto. Sono richiesti dalle nostre aziende. Sì. Questo è un dato oggettivo. Volete far finta di
Volete chiamarli a tutti i posti clandestini? Nessuno peggia. Ce l'ha con tutto quelli che lavorano. Non devi menare il Benvenuto. Eh no, perché qua sì. Quando si parla di... Guardi, sì, siamo arrivati al punto che un medico di colore... Sì, lo vedremo. È stato aggredito. Sì, sì, lo vedremo stasera. Uno, dai. Abbiamo dato nei telegiornali. In questo paese continua a riprodursi costantemente e naturalmente si accelera quando ci sono le campagne elettorali questa narrazione, insomma, no, del pericolo, del nemico, dell'altro, eccetera. Questo secondo Benvenuto, me... scusi, purtroppo siamo in par condicio, controllare i tempi, devo controllare i tempi perché sennò c'è l'Agicom che poi... Mi scusi, ma c'è stata un'interruzione. Sì, 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 no, va benissimo. Allora, vediamo, visto lei ha citato giustamente uno dei fatti del giorno, cioè l'aggressione verbale ad un medico di colore. Vediamo il servizio di Anna Maria Parisi, poi torniamo da Mario Fabris che era intervenuto e poi dal generale Iannicelli, da Cortese, da tutti i nostri ospiti. Ovviamente si prova tanta rabbia, tanta frustrazione, ma anche tanta delusione per il paese nel quale si è deciso di vivere. Queste le parole del medico aggredito con insulti razzisti. Tanta la rabbia, ma anche la delusione per un paese che dovrebbe essere maggiormente inclusivo, dice. L'Italia, anche per la sua posizione in mezzo al Mediterraneo, ha avuto questa storia di grande accoglienza, ma questo non toglie che a fianco a questa capacità di accoglienza c'è con tanto razzismo. L'Italia è un paese accogliente, sì, l'Italia è anche un paese razzista. Gli atti di razzismo nel nostro paese sono atti quotidiani. Tema questo del razzismo che non riguarda soltanto la violenza subita dal singolo, specifica il medico camerunense stabilitosi da tempo a Caorle. Ci dobbiamo lavorare, non c'è da aver paura di dirlo che c'è un problema di razzismo. Siamo accoglienti, sì, si vive bene a Caorle, sì, però... C'è anche altre problematiche che sicuramente la cittadinanza del Veneto, dell'Italia tutta, del Friuli, ma dell'Italia tutta, dell'Europa tutta deve affrontare. È brutta la parola abituati, ma è quella. Siamo abituati a confrontarci perché gli episodi di questo tipo nella nostra quotidianità accadono, fa sempre male. Servizio di Anna Maria Parisi, poi aggiungiamo che purtroppo tantissimi medici vengono aggrediti non solo verbalmente ma anche fisicamente, ne sanno qualcosa medici, infermieri di qualsiasi colore, bianchi, neri, gialli, vengono tutti vessati spesso da parenti di pazienti, da pazienti imbufaliti, sappiamo cosa succede negli ospedali di questi tempi e poi questo è un caso ovviamente da condannare perché non si insultano le persone a prescindere dal colore, in questo caso a maggior ragione se si tratta di insulti razzisti. Allora Mario Fabris. Purtroppo nel marasma generale dove è finita l'Italia a causa di questi buonisti untuosi che portano dentro qualsiasi che arriva, gli altri stati si scelgono i laureati e noi rimane il resto, allora va a finire che la gente, presa dalla paura, poi ci va di mezzo qualche brava persona come in questo caso del medico, perché la gente è spaventata senza la certezza della pena di cui si parlava prima. La gente si sente inerme, la polizia ha le mani legate, vengono qui a delinquere, se ne scappano a casa loro, tanto le frontiere sono aperte e nessuno interviene. Ho visto delle scene di tutt'altro genere in Spagna dove in mezzo a una lite sono arrivati i carabinieri con i manganelli e li hanno atterrati a manganellate. Io non dico che dobbiamo arrivare a questo, ma se non mettiamo un freno velocemente andrà a finire male. Perché? Perché ci stanno togliendo le sicurezze. Una persona civile ha il diritto di vivere in modo civile e non aver paura che qualcuno entri dentro casa a menarlo e fargli le rapine. E la polizia, come ripeto, ha le mani legate, poi anche se li prendono non gli fanno niente perché in Italia è sufficiente essere nulla tenenti e nessuno ti fa niente. Se non c'è qualche reato grave la mattina dopo sei libero più di prima. Io ho un amico romeno che viene in Italia da una trentina di anni a comprare macchine. Ha detto che in Romania
per una rapina a mano armata dentro una casa o da qualsiasi altra parte, si prendono dai 15 ai 16 anni di carcere duro. E in Italia invece cosa si prende? Si prende la macchina e si scappa via. Questa è la differenza fra noi e gli altri stati. Per quanto riguarda il discorso del signor Benvenu, io non voglio fare polemiche, ma quelli che vengono in Italia a lavorare sono i benvenuti. Io vorrei dire piuttosto però anche che quei 35 euro che danno agli extracomunitari, se li dessero alle nuove famiglie dei giovani per fare dei bambini, forse farebbero dei bambini invece andare a spasso col cane, perché se a mettere un bambino in un asilo nido ci vogliono 700 euro al mese, sfido chiunque a fare dei bambini in questo momento con gli stipendi che ci sono in Italia. È tutta una cosa organizzata. In Italia non si fa prevenzione, l'Italia è il paese dei cerotti, dove il tappo alla diga quando comincia a perdere non lo mettono a monte della diga, lo mettono a valle quando è troppo tardi. Ormai la diga è rotta. E a proposito dei lavoratori, signor Benvenu, quei 700.000 extracomunitari clandestini che sono stati legalizzati dalla signora Bellanova 2 anni fa perché dovevano lavorare dentro le campagne, dove sono? Se adesso c'è carenza di manodopera al sud, dove sono scappati? 700.000 una volta ne hanno legalizzati, dove sono quelli là? Mi dia risposta, signor Benvenu, perché usa troppe frasi fratte e troppi e di qua e di là. Sì, quelli che vengono a lavorare benvenuti, ma quelli che vengono qui a delinquere o a mangiare gratis e continuiamo a depredare l'INPS faranno in modo che rimangano senza pensione i nostri anziani che hanno lavorato 40 anni, questa è la realtà. Guardi, non ho mai sentito una serie di banalità. Sì, e di sì, frasi nessuna fatte sono banalità. Lei usa solo guardi, frasi fatte, basta, allora, bugie intanto, di regime. Intanto le sue ricordi, sono bugie di ci regime. Ci ricordi sempre che la più grande regolarizzazione fatta in questo paese è stata fatta quando è entrata in vigore la Bossi-Fini. Sì. 1 milione di lavoratori sì. immigrati che erano in Italia come clandestini sono stati regolarizzati. Dica quanti sono all'epoca e quanti sono adesso. Per quanto riguarda la sanatoria della Bellanova, dica quanti sono adesso e quanti erano all'epoca. Non so dove lei abbia trovato il numero di 700.000. Basta che lo legga da qualche parte invece che leggere ma le poesie. In realtà è stato un flop. Sì. È stato un flop perché alla previsione di 300.000 regolarizzazioni è seguita la possibilità di regolarizzare obiettivamente un numero molto più ridotto, forse meno della metà, e molti sono ancora in attesa dei documenti relativi alla regolarizzazione. Secondo punto, in quella sanatoria era previsto che si potevano regolarizzare solo i lavoratori dell'agricoltura e i lavoratori i badanti, insomma quelli del settore agricolo, della pesca eccetera. Sono stati tagliati fuori, glielo dico perché lo so, lavoratori ad esempio richiedenti asilo o protezione umanitaria che lavoravano e lavorano come operai saldatori specializzati alla Fincantieri. Guardi lei come sì, vanno le cose. No, scusi, ma guardi è un loro che dovere lavorare 100, se vogliono mangiare. Su 140.000 immigrati, immigrati arrivati in questi ultimi 2 anni, solo l'8% va bene, ha avuto l'asilo politico, ha avuto il certificato di rifugiati, ha avuto solo l'8%. Quindi cioè io credo che però il tema è smetterla, anche se diamo i dati, mi permetta Benvenu, ma anche se continuiamo a dare i dati il problema, ma dobbiamo riconoscere il problema c'è o non c'è, quindi vuol dire che qualcosa non ha funzionato se siamo in queste situazioni qua. Tema legato alla legislazione di questo paese. Ma guardi che dal 2011 che governa, che c'è la sinistra, regime. Mi pare che lei sia di Rifondazione Comunista, sono arrivati 800.000 immigrati dal 2011 ad oggi. Solo in questi ultimi 2 anni ne sono arrivati 140.000. Se vogliamo guardare i dati, se vogliamo invece
invece trovare le soluzioni, inutile che ci spariamo addosso. Che proposta? Che proposta? Allora facciamo le proposte, perché la gente è anche stanca che diamo i numeri. Facciamo le proposte. Fratelli d'Italia ha proposto il blocco navale. Voi cosa proponete? Cosa proponete voi, al di là di dire che non va bene il blocco navale? È solo propaganda, non lo potete fare. No, ma non vi sovrapponete. È solo propaganda. Ma lo dica perché? Ma allora invece di fare lei strumentalizzazione e dire che non si può fare, dica. Proponga qualcos'altro. Allora proponga, ma proponga qualcos'altro. Proponga qualcos'altro. Non l'invito che vengano qua perché altrimenti non raccogliamo i pomodori. Dietro i luoghi comuni, signor Benvenuto. Perché guardi che non sono andata io a picchiare quella famiglia di anziani, non sono andata io a stuprare. Lei invece di parlare di quello che è successo agli anziani si è messo a parlare del femminicidio, perché è troppo, troppo comodo non parlare di sicurezza e di parlare di violenza domestica. Parli perché c'è la violenza, parli delle rapine, parli delle baby gang. Succede veramente, parla di quello che succede veramente. Appunto, scusate, per favore, per favore, uno alla volta, se no vi sovrapponete, a casa non capiscono niente, quindi è inutile che poi si parli e si discuta, perché non vi sentono. Uno alla volta, per cortesia, interrompendovi magari brevemente, altrimenti davvero viene fuori acusticamente qualcosa di incomprensibile. Adesso andiamo dal generale Iannicelli. Vediamo però che insomma questa violenza è a tutti i livelli. Qui parliamo di un funzionario, di un capo di gabinetto di un comune che non è peraltro un paesello ma è Roma. Inginocchiati o ti sparo, ha detto questo capo di gabinetto al culmine di una lite con dei commensali più o meno di quel livello, bufera per la lite di Ruberti che rimette il mandato a Gualtieri. Ci mancherebbe altro, l'intervista corruzione non c'entra, c'è un filmato veramente impressionante dove ci sono queste urla, queste minacce, ti sparo, cioè, e questi sono quelli che dovrebbero amministrare il Comune di Roma. Dico, è un caso limite, però fa veramente impressione, no? Fa veramente impressione che la violenza di questo genere, che è, con espressioni usate da mafiosi e da malavitosi, sia arrivata a questi livelli. Generale, allora, presidente, generale Iannicelli è presidente del Consiglio Comunale di Treviso. Cosa ne dice? Ma guardi, direttore, io devo chiedere scusa a tutti i telespettatori. Purtroppo l'audio manca. Ho solo il video, stanno sistemando anche l'audio. No, ma la sentiamo, purtroppo. La sentiamo bene adesso. Adesso la sentiamo. Ma io non ho sentito prima, sentivo a tratti, ecco, si tratta delle nuove emergenze per quanto riguarda, ecco, atti di bullismo e altro. Sì, aggressioni agli anziani, le rapine. E attenzione, questa è un'evoluzione in negativo anche di certi fatti. Una volta c'era una certa, passatemi il termine, una certa etica. Purtroppo il problema annunciato, che si sta verificando, è quello delle baby gang, che sono pericolosissime, come è accaduto in altri paesi dove c'è una forte immigrazione. Questi sono gli effetti anche della seconda generazione di probabilmente non sono stati integrati bene, non si sono voluti integrare, e quindi fanno squadra, fanno gruppo, fanno branco e se la prendono non avendo, ripeto, capitemi, una cultura anche dei furti, della malavita, e si accaniscono contro i più deboli. E questa è una cosa gravissima, perché chi sono i più deboli? Sono gli anziani, sono le donne. E quindi questo è il fatto. Quindi cosa bisogna fare? Si fa presto per l'educazione, tutte belle cose che però non spostano di una virgola il problema a breve e medio termine. Quindi c'è bisogno di una repressione e di un controllo maggiore. Quindi è chiaro che bisogna rafforzare, quelli che sono le forze dell'ordine, che siano più presenti, che abbiano i numeri necessari per agire, e soprattutto che siano protetti, perché lei lo accennava, quel poco che ho capito, che sono riuscito ad ascoltare,
se lei parla con gli agenti, con gli uomini delle forze e le donne delle forze dell'ordine, sono quasi bloccati ad agire nel modo dovuto in termini di legalità, nulla di più, però sono bloccati perché, come stanno andando le cose, facilmente poi si devono giustificare, se non vengono addirittura messi sotto processo perché l'azione viene interpretata nel modo sbagliato. Quindi tutta una serie di situazioni che porta poi ad aumentare questi crimini. Si aumentano anche nei posti dove normalmente, mi pare di aver visto il sindaco di Conegliano, ma per carità, pure a Treviso, pure sta diffondendo, perché Conegliano a Treviso, vede queste bande che girano, sono giovani e non gli interessa di niente, sono pronti a tutti, sono giovanissimi, quindi non capiscono nemmeno molte volte la gravità dei propri atteggiamenti, ma ripeto, e trovano, avendo un bagaglio culturale molto basso, non capiscono nemmeno, non gli interessa agire su soggetti molto, molto deboli, e quindi ecco che aggrediscono i giovani anziani. Poi sentivo le donne, quello è tutto un altro discorso, no? Mi sembra che prima un intervento ha fatto un po' di minestrone, sì è vero c'è il problema della violenza sulle donne, ma quella è tutt'altra cosa, riguarda sentimenti sbagliati, ossessione di possesso dell'uomo verso la donna, qualche volta della donna verso l'uomo, ma è tutt'altra cosa, quella della violenza verso i deboli è dovuta soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi mesi addirittura, va peggiorando di giorno in giorno, alle baby gang di persone che poi sono perseguibili relativamente, però bisogna pensare che come vanno le cose, questi ragazzi di 15-16 anni che normalmente potrebbero apparire giovanissimi, invece hanno, sono già più che adulti, quindi anche si dovrebbe lavorare anche in termini di pene e di altro, perché sono bambini solo sulla carta, sono giovani, però in effetti sono persone già navigate nel delitto. Certo. Generale, grazie per il momento. Vediamo. Sì, però chiedo scusa, ma non ho, sono in una posizione proprio disagiata. No. Speriamo che adesso mettano a posto. Perché... Sì, comunque noi la sentiamo e la vediamo benissimo. Allora, poi sistemeremo anche l'audio suo di ritorno. Vediamo un'altra aggressione, tanto per cambiare, non soltanto a Treviso e Conegliano, ma anche a Padova. In questo caso sono i commercianti di Piazza delle Erbe, sul sentiero di guerra, che chiedono un presidio fisso delle forze dell'ordine perché non ne possono più di sbandati che fanno quello che vediamo in questo servizio. Vediamo. Ti spacchiamo tutto, urlato in dialetto veneto, minacce in pieno giorno che ormai sono costanti per i baristi di Piazza delle Erbe, presi di mira da un gruppo di sbandati che si aggirano vicino ai bagni pubblici della centralissima piazza di Padova. Un cliente al tavolino del locale riprende la scena avvenuta mercoledì verso mezzogiorno. Si vede, si sente chiaramente un uomo che inveisce e minaccia il titolare del bar Steam Power, Gianpaolo Facco. Sono entrate due persone nel locale, sempre dello stesso gruppo, che è qui, che staziona tra i bagni pubblici e il PAM come tratto, e sono entrati, hanno minacciato e aggredito sia me che una mia dipendente. Quindi praticamente noi abbiamo già fatto la denuncia alle forze dell'ordine, però appunto abbiamo chiesto anche l'aiuto degli altri esercenti qui della piazza, perché è un problema che è comune a tutti. Abbiamo dovuto anche chiudere prima la sera, non riusciamo più a stare aperti fino all'una di notte, ma dobbiamo chiudere alle 10 perché le ragazze ovviamente hanno paura. La situazione va avanti da qualche tempo, dicono i commercianti, addirittura gli sbandati mandano altri amici a minacciare i gestori dei bar che rifiutano di servire loro da bere perché disturbano gli altri clienti. Alcuni esercenti del salone stanno pensando di presentare un esposto per chiedere un presidio fisso delle forze dell'ordine. Dobbiamo fare qualcosa, abbiamo bisogno di avere un presidio fisso qui, perché chiamare la volante quando succede qualcosa non è sufficiente, ci mettono del tempo, arrivano, non hanno mezzi, e c'è bisogno proprio di avere qualcuno qui perché abbiamo bisogno di sentirci protetti, così non riusciamo a lavorare. Noi abbiamo il
Amadeor qui, vengono disturbati gli ospiti, le ragazze si spaventano, ci sono episodi di violenza verbale, tentativi anche di far qualcosa che non va bene, insomma a volte c'è stata tirata una bicicletta addosso, a volte sono stati buttati animali sui tavoli dei clienti. A giugno una donna mezza nuda in Piazza delle Erbe aveva lanciato dei bicchieri contro dei clienti e così molti locali dopo questi episodi hanno anticipato la chiusura. Non si può lavorare in questo modo, abbiamo bisogno che ci sia qualcuno qui che ci dia una mano e che li faccia spostare. Allora adesso andiamo da Corrado Cortese, dal dottor Massimo Venturato, con Venturato iniziamo poi la parte della politica, delle liste, delle candidature, delle alleanze. Però Corradin voleva aggiungere qualcosa su quello sì, che stiamo... Sì, telegrafico, direttore, però a parte le perplessità che nutro anch'io sulla fattibilità del blocco navale, perché non capisco bene come verrebbe attuato, però al di là di questo andiamo invece anche qui a fare delle proposte. Ok, l'immigrazione incontrollata, io credo che nessuno sia d'accordo nel avere qualcosa che non è gestibile, non è adeguatamente gestito attualmente, però andiamo a vedere perché in Europa, ad esempio in Europa, a quanto mi risulta, siedono esponenti anche insomma delle destre, eppure non si va a parlare di ma e gli accordi di Dublino e perché ce li stiamo assorbendo noi e perché gli amici appunto delle destre non accettano di dividersi questo carico, perché ad ora sbarcano da noi e noi dobbiamo gestire tutto quello che è l'apparato di accoglienza e anche amministrativo. Quindi proponiamo delle soluzioni che siano fattibili e che siano concrete per gestire il flusso che è difficilmente interrompibile dall'oggi a domani. Ok, poi ci torniamo, Corrado Cortese, poi andremo anche da Massimo Venturato, iniziamo la parte politica, restiamo sulla Cortese, su leggi inadeguate evidentemente, no? Per quanto riguarda la sicurezza, ha ragione Salvini allora sul DL sicurezza o è troppo, cosa secondo voi cosa bisognerebbe fare? Beh, per quanto riguarda la gestione dell'immigrazione è assolutamente corretto l'approccio ai problemi che non possono essere risolti a Treviso, non possono essere risolti a Venezia, non possono essere risolti a Roma, ma a problemi globali ci vuole un approccio globale. Quindi l'accordo di Dublino dovrebbe essere accettato e se i partiti che hanno mandato a casa Draghi avessero pensato anche a questa cosa, con Draghi in Europa avremmo potuto modificare e limare l'accordo di Dublino e combattere con autorevolezza in Europa per modificare l'accordo di Dublino, perché è tutta lì la situazione fondamentale per la gestione dell'immigrazione. Per quanto riguarda i gentili ospiti che aveva sia la di solito ineccepibile assessore Zaccariotto. Sì. Diamogli un po' di numeri, perché non li diamo? Divertiamoci un po' a dare i numeri e smettiamola di non darli. Diamo i numeri, quindi diciamo che il blocco dei porti è una fesseria. È una fesseria, si può attaccare nel marketing elettorale, ma siccome qui siamo tutti avvezzi e gli italiani non sono stupidi, non si può più dire, a mio avviso, seriamente, cioè se vogliamo scherzare, scherziamo, ma se vogliamo parlare di cose serie, e un assessore deve parlare di cose serie, non possiamo più dire, anche se la linea Meloni è questa, il blocco navale è una fesseria, perché il blocco navale, come ho detto in altre occasioni invitato da lei, è attuabile solo ai sensi dell'articolo 42 delle Nazioni Unite in caso di attacco da parte di un'altra nazione o di guerra per legittima difesa tra due nazioni. Quindi il blocco navale non c'era con Salvini, e quindi se adesso lo mettiamo su altri, se lo passiamo dal marketing elettorale di Salvini a quello della Meloni, non vale lo stesso, il blocco navale non c'è mai stato e non c'è, perché non è attuabile dal punto di vista del diritto internazionale, dobbiamo dirlo. Diciamo altri numeri, direttore, per quanto riguarda il Fabris, la riforma della Bellanova è stata un fallimento,
Benissimo. Non è stato un successo. Bene. Non sono 700.000 persone. Non si può dire cose. No, no, ma non, per favore non mi interrompa. Non diciamo un po' di numeri perché la gente. Lei mi ha chiamato in causa, appunto, ma mi lasci parlare. Faccia il lasci suo parlare. Discorso senza no, chiamare vabbè, in causa me. Faccia il suo discorso che io non ho interpellato no, no, lei. No, 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 faccia siamo, il suo no, discorso siamo, senza interpellare, tirare fuori il mio certo, discorso. Ma, sei in grado di farlo. Lei non vabbè. Mi interrompa. Prego, sei in grado di farlo, faccia il suo discorso. Direttore, però. Prego, Cortese, prego. Mi prego. Sembra che qua siamo a prego. Focus o siamo a tribuna politica? Io prego. Non faccio un... Siamo ok, focus. Perfetto, ok. Siamo perfetto, focus, siamo a focus. Quindi a focus si dà un dato. Non sono 700.000 persone quelle che ha detto Fabris, ma sono le domande sono state 207.000 e solo 30.000 relative ai cosi agricoli. Quindi quello è stato un fallimento, ma è stato un approccio. È importante dare i numeri. Come avremmo potuto combattere sul cuneo fiscale o sul taglio delle accise lasciando a Draghi al governo, adesso vedremo quello che succederà, però è importante dire questi due punti, cioè il blocco navale è una fesseria, non esiste nel diritto internazionale, non c'era con Salvini e non c'è nemmeno con la Meloni. Parliamo piuttosto di altri progetti, parliamo del programma economico di tutti i partiti e una cosa utile a partire da più Europa, mettiamo a ogni proposta la copertura, perché la Costituzione dice che ci vuole la copertura per quanto riguarda le proposte economiche. Questo è un fondamentale. E per quanto riguarda le forze dell'ordine e quant'altro, ricordiamo che sono stati i tagli lineari più grossi sono stati fatti proprio durante il governo Monti, nei quali ci sono stati tagli lineari sulla distruzione praticamente completa della medicina territoriale e della sanità territoriale. Ricordiamoci che fino a un anno e mezzo fa c'erano i convegni in cui si diceva solo la malattia acuta va gestita in grandi nosocomi centrali, per fare nomi e cognomi, Bassano, non Vicenza ma Padova, I tagli lineari nella sanità e come vado a concludere e nelle forze dell'ordine hanno portato a questa situazione. Ricordo che anche dal punto di vista della giustizia e dei termini di giustizia il PNRR ha dei paletti ben fissi e con delle scadenze ben fisse che non prevedono tagli lineari ma anzi notevoli investimenti anche in termini di forze dell'ordine che accompagnano anche gli aspetti processuali. Allora, replica di Fabris, poi andiamo da Venturato a Zaccariotto se voleva intervenire. Sì, dire... Prego. Lo chiede velocemente al signor Cortese se vuole rispondermi. Mi sembra che quelli di sinistra continuino a parlare di Draghi come salvatore della patria. In 17 mesi il signor Draghi, oltre ad averci caricato di debito e non aver rimesso in piedi l'economia, che è l'unica che può cavarci fuori dal pantano, è andato avanti a bonus, a marchette elettorali, la macro marchetta elettorale 40% del PNRR al meridione, e sappiamo bene che fine hanno fatto i soldi della Cassa del Mezzogiorno per 40 anni e questi faranno la stessa fine. Allora, se questo è il modo di gestire l'Italia la stanno trasformando velocemente, la stavano trasformando velocemente, per fortuna è caduto questo governo, in un paese dove mantengono la gente, dove non danno un lavoro, il lavoro che dà dignità, continuano uno Stato che continua a bonus, che continua a mantenere la gente senza lavorare, gli ha dato intendere che si può vivere senza lavorare, in questa maniera la nostra manifattura andrà definitivamente a ramengo. Lei mi dia una risposta su questo, su quello che ha fatto Draghi. Beh, mi dia una risposta. Ecco, però dopo, scusi Cortese, perché dobbiamo andare avanti e sentire ancora... Certo. Zaccariotto voleva brevemente, assessore, perché dobbiamo... Sì, io trovo che sia giusto precisare, signor Cortese, che quando io nell'intervento precedente ho fatto riferimento al blocco navale, ho fatto riferimento per due ragioni. Proprio perché non siamo qua a fare mera campagna elettorale, sì. Perché si stava parlando di sicurezza. Ho detto che il problema della sicurezza nell'essere affrontato deve essere visto a 360 gradi e quindi non si può parlare solo di forze dell'ordine, ma è fondamentale parlare di immigrazione, anche perché sempre più vediamo che questi
casi di violenza, di baby gang, sono composte da soggetti prevalentemente extracomunitari. E ho dato dei dati, ad esempio quello che negli ultimi 2 anni sono sbarcati 140.000 immigrati. Quindi è necessario fare qualcosa. Una delle proposte di Fratelli d'Italia è il blocco navale, che per blocco navale si intende l'accordo con la Libia, con la Tunisia, per evitare che le navi portino e scarichino qui in Italia persone che poi non vanno, non sono in regola. Ho ricordato anche che solo l'8% di queste persone è regolare, quindi queste persone continuano a muoversi clandestinamente, non vengono in caso che commettano reati o che rinviati nel loro luogo di provenienza, che abbiamo minori che non sono accompagnati, che fanno parte delle baby gang. Allora, sentiamo le vostre proposte, visto che non dobbiamo fare propaganda elettorale. Mi dica che cosa intende lei per blocco navale, perché se lei pensa che vogliamo bloccare le navi e non ha capito che la proposta è quella di sedersi attorno a un tavolo con questi paesi per discutere e concordare le modalità con cui queste persone devono venire in Italia, allora è lei che sta facendo mera strumentalizzazione politica e non certamente quel partito che si sforza in una situazione che è drammatica, perché tale è, e sono i dati, anche i filmati che abbiamo visto, di non fare delle proposte costruttive che possono anche essere migliorate. E quindi l'unica sport che si sa fare è semplicemente affossare le proposte che vengono dagli altri, ricordando tra l'altro che l'unico partito che non si è mai seduto a governare in questi anni è di Fratelli d'Italia. Allora, tantissimi sms, poi avrete modo di rispondere all'assessore Zaccariotto, a Fabris, nei giri che verranno. Adesso vediamo, andiamo sulla politica, vediamo la presentazione a Roma dei giovani capilista del Partito Democratico. Tra questi c'era, la vedrete, anche Rachele Scarpa, 25 anni, capolista in Veneto, addirittura sopra Fassino, la cui candidatura ha suscitato un terremoto all'interno del PD. Vediamo. Non si è del partito della rottamazione, eppure sulla compilazione delle liste ci sono state alcune difficoltà, no? Cito la direzione del PD del 15 agosto, scalata via via di 12 ore, ma insomma la direzione del PD aveva votato dei criteri per le candidature: forte radicamento nei territori, nessun paracadute dal nazionale, no pluricandidature, merito. Le cito perché alcuni esponenti del Partito Democratico hanno fatto notare che questi criteri sono stati applicati ad alcuni e ad altri no. La domanda è stato un errore non fare le primarie come prevede il vostro statuto? Ma molto semplicemente rispondo che se le elezioni fossero state a scadenza normale, le dico una cosa che ho già detto, quindi non è uno scoop questo, ma se le elezioni fossero state a scadenza normale, avessimo avuto la possibilità di fare le primarie, quella era la mia prima scelta, la nostra prima scelta. E penso che fare le primarie per scegliere i candidati per le elezioni politiche, come già noi facemmo peraltro nel 2013, perché il Partito Democratico lo fece nel 2013, è una cosa sicuramente positiva. È evidente che l'aver chiuso l'esperienza del governo Draghi e soprattutto il fatto che il voto anticipato sia stato così ravvicinato, un voto anticipato che ci ha preso tutti di sprovvista, diciamo, e che è stato ha obbligato tutti a correre, ha obbligato a fare le cose nel migliore dei modi possibili, e questo è quello che tutti abbiamo fatto e tutti stiamo cercando di fare. È evidente che si sarebbe potuto fare sicuramente meglio, certo per noi ma anche per gli altri, in questi tempi così ravvicinati e soprattutto con una legge elettorale così astrusa. Credo che fosse molto difficile fare meglio, perché la legge elettorale è una legge elettorale complicatissima. Quindi sono contento che da adesso in poi si parli di programmi, inizi la campagna elettorale, che per noi è sicuramente la cosa più importante di tutto. Allora, dottor Ventura, perché non l'ha cambiata la legge che era al governo?
Sì, elettorale, c'è un sacco di buoni propositi loro finché mi viene da ridere sentire una quando arriva il momento c'è delle una legge elezioni, elettorale astrusa, perché non l'ha cambiata? Sono pieni di buoni propositi loro. Ma diciamo loro che, come diceva ieri sera il politologo Paolo Feltrin, che ogni volta si dice cambiamo la legge elettorale, sì, sì. Sono anni che si dice cambiamola, nessuno la cambia, e poi è troppo tardi per cambiarla. Insomma, ce n'è sempre una per mantenere questo sistema sottorventurato dei listini bloccati, poi, dove i nomi sono decisi dalle segreterie e non dagli elettori. Questo di fatto è quello che sta accadendo poi ancora una volta. Poi il direttore, bisogna ricordare che la legge porta il nome del suo propositore, che è Ettore Rosato, che se sì. non ricordo male insomma, oggi in Italia Viva, ma proviene dal PD, quindi sì. insomma una cosa abbastanza singolare che il segretario nazionale del PD si riferisca a una legge astrusa quando è stato uno dei suoi a portarla avanti. Comunque, al di là di questo, direttore, lei voleva sapere qual è la situazione generale. È un'elezione dei nominati, mi pare evidente. Insomma, allora, legge elettorale, come dice Feltrin, da cambiare, che nessuno riesce, ma è un'elezione dei nominati. Il PD Veneto è in sobbuglio, perché insomma io non sono d'accordo con la dichiarazione di Letta. Allora, al di là del fatto che possa dire non è riuscito a fare le primarie perché è caduto il governo inaspettatamente, ci sta, però insomma, se le regole della direzione nazionale del suo partito erano quelle di mettere dei candidati che rappresentassero il territorio, beh, insomma, io chiedo se Fassino, candidato in Veneto, rappresenta il territorio. Cioè, voglio dire, se voleva rispettare le regole poteva farle anche senza le primarie. Io credo che in realtà tutti, e qui non sto riferendomi solo al PD, io credo tutti i partiti hanno adottato dei criteri molto legati alle segreterie nazionali e agli amici di, insomma, ecco, parliamoci chiaro. Quindi molti sono gli scontenti, hanno visto gente che sbatte la porta, mi ricordo Lotti di Italia Viva, che insomma ha fatto il diavolo a quattro perché è rimasto fuori, ma voglio dire, il problema non è compagine delle liste, non abbiamo ancora visto quelle del centrodestra, ma insomma in quelle preposte già che si conoscono i nomi, mi sembra evidente che sono frutto e della nomina dettata dal sistema elettorale della Rosatellum e anche dal fatto del taglio del numero di parlamentari. Sono meno le sedie da occupare e qualcuno resta in piedi. Ecco, questo è un po' il ragionamento. Poi sul piano del sondaggio, lo dice la Repubblica oggi, citava il fatto, rimarca il fatto che la rottura di Azione con il PD abbia favorito l'elezione del centrodestra, e quindi a fronte di un sondaggio già da mesi portato avanti con un 45% a favore del centrodestra rispetto a un 33% della compagine di centrosinistra, pare chiaro che diciamo ci sia un viatico favorevole a un'elezione che porti a una vittoria del centrodestra. Però insomma, le elezioni si vincono quando si riesce ad avere la maggioranza dopo lo spoglio dell'ultima scheda. Io credo che dovremmo comunque prima vedere cosa succede. Sicuramente le elezioni sui temi sono scadenti, io le definisco così, e mi spiego perché. Siamo sugli nominati, tutti hanno portato, quelli per adesso che hanno presentato le candidature, i campioni. Letta mostra i muscoli di Cottarelli come economista, subito anche di Grisanti, devo dire poi fortunatamente ritirato, ma fa l'occhiolino dopo aver rotto con Calenda a Fratoianni della sinistra. Insomma, Letta si presentava a tutti come la nuova DC, il centro, e invece in realtà va tranquillamente a seguire la sinistra radicale di Fratoianni, di Bonelli. La Bonino stesso rompe con Calenda, rimanendo attaccata al PD, e insomma c'è una notevole schermaglia tra Calenda e la Bonino. Calenda nella sua conferenza stampa ha presentato le due ex ministre di Forza Italia, Gelmini e la Carfagna. Poi ha presentato Maratin, che è un economista, ex presidente della commissione bilancio di Italia Viva. Insomma,
presenta, anche se ha fatto scalpore la dichiarazione di Calenda in conferenza stampa, dove dice: Cottarelli, Bonino, per voi le porte sono aperte, tanto il PD tornerà col 5 Stelle. Ecco, questa è la dichiarazione di Calenda. Sì. Conte ha fatto le parlamentarie dei 5 Stelle, proprio un po', diciamo, io mi permetto di dire, ridicole. Cioè, se le parlamentarie le fai proponendo un listino bloccato, beh, insomma, mi pare che siano poco parlamentarie e più, come dire, una voglia di affermazione plebiscitaria. Sui temi, io riepilogo quello che ormai sono i temi più urlati che non i contenuti, nel senso che il PD ritorna a riproporre lo Ius Soli, il decreto legge Zan e la patrimoniale oltre al reddito minimo, quindi al reddito minimo. Il 5 Stelle rimarca l'importanza del reddito di cittadinanza, dice che non è sbagliato, va tenuto, e anche sulla migrazione insiste nel portare avanti l'agenda Draghi, soprattutto nel progetto PNRR, anche lei su azienda. Il centrodestra, differentemente dalle posizioni del centrosinistra, presenta un programma che si fonda su una riforma del fisco e su una tassazione in flat tax. Cosa vuol dire? Sì, anche perché piatta. Tanti magari da casa non sa, una tassazione piatta sarebbe letteralmente la traduzione, cioè non più progressiva come adesso avviene. Dice Salvini, va fatta una pace fiscale per il cambio di marcia del fisco e quindi la rottamazione delle cartelle, perché tutte le cartelle, soprattutto di tante persone che hanno i 3.000, 5.000 euro, 10.000 euro e non riescono a pagarle, è il momento di fare piazza pulita. Ma il punto focale, al di là del reddito minimo, della riforma di giustizia, Berlusconi che è andato in conferenza anche lui in video dicendo che non è giusto che si possa ancora da parte dei giudici andare avanti con i gradi di giudizio se i primi due gradi sono favorevoli, ma al di là di quello, la parte principale che fa scalpore in questa elezione è la presa di posizione netta del centrodestra nella riforma della Costituzione. Cioè il punto focale in futuro sarà, se vince il centrodestra, la volontà, perché presidenzialismo e autonomia, no? Entrambi. Presidenzialismo e autonomia. No. Questi sono i due punti focali per il centrodestra. Grazie, dottore. Per ora allora vediamo altri titoli. Letta: non sono i migranti l'emergenza, ma i giovani che se ne vanno. Salvini: mi candido a Milano. Di Maio lo attacca, complice delle ingerenze russe, con Medvedev che ha detto: italiani, votate, non votate per questi governi. Berlusconi a Monza. Vediamo un servizio che riassume un po' la giornata politica, e anche qui si torna sul PD e su Rachele Scarpa. Vediamo. Da qui si parte tra vecchie glorie e vere e proprie new entry, per certi versi clamorose. Chiuse le parlamentarie, rigorosamente online, anche il Movimento 5 Stelle ha i suoi nomi. Per la Camera, nel collegio Veneto 1, la più votata è risultata Cristina Manes, con 353 voti. Originaria di Matera, è stata candidata a sindaco nel 2014 a Mogliano Veneto, dove portò a casa circa il 12% dei consensi. Sarà quindi lei la capolista. A seguire la veneziana Elena Quaranta, terza pari merito il trevigiano Maurizio Mestriner e Francesca Rossi, architetto a Mestre. Nella lista anche l'ex sindaco di Chioggia Alessandro Ferro. Per il collegio Veneto 2 il più votato è stato Enrico Cappelletti, volto tra i più noti del movimento e già candidato governatore anti-Zaia nel 2020. Sarà quindi capolista, seguito dalla vicentina Sonia Perenzoni, in lizza anche il padovano Giacomo Cusumano. Per il Senato la posizione di vertice sarà occupata dalla senatrice uscente Barbara Guidolin Bassanese, che ha conquistato 976 voti, seguita dalla collega di Mirano Orietta Vanin. Resta da capire se e come interverranno il leader politico Giuseppe Conte e il garante Beppe Grillo. E questo nel giorno in cui gli ex alleati democratici presentano il piano giovani. A Roma, con Enrico Letta, anche la trevigiana Rachele Scarpa, individuata come capolista alla Camera. Salario minimo, dote per i diciottenni, abolizione degli stage gratuiti, contributi per gli affitti, diritto allo studio, le azioni del programma DEM. Perché
perché c'è un tema molto grosso in Italia in questo momento ed è un tema di accesso al diritto allo studio, che non è assolutamente garantito e ancora oggi dipende troppo da dove nasci e in che condizione economica sei, dal tuo punto di partenza. Sempre a sinistra, Europa Verde rilancia i temi dell'energia e la necessità di tassare totalmente gli extra profitti dei colossi. La proposta che noi portiamo avanti è quella di tassare al 100% gli extra profitti, cioè quello che in più guadagnano, per aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà per via dell'energia. E siccome settembre sarà un bagno di sangue in termini di costo delle nostre bollette, dell'energia che consumiamo, è evidente che dobbiamo intervenire nell'immediato così e andare poi verso una produzione autonoma e locale di energia. Allora, Alto là, ci sono delle novità sulle candidature della Lega. Adesso torniamo da Fabio Chiesa, che peraltro ha deciso di restare a Conegliano come sindaco, rinunciando a una candidatura. Ma dicevo, le candidature della Lega in Veneto sono per il Senato Mara Bizzotto, vicentina, cioè nel collegio di Vicenza, e Paolo Tosato a Verona. Leggo solo questi perché sennò tocca a parlare di una sfilza di altri nomi e di altre regioni. Nell'ambito della coalizione di centrodestra, la Lega ottiene 68 candidati su 221 collegi uninominali, pari al 30,7%. Ci sono 45 candidati nei collegi uninominali alla Camera e 23 nei collegi uninominali del Senato. Le regioni dove la Lega ottiene più candidati sono Lombardia, Veneto, ovviamente Piemonte, Trentino Alto Adige, cioè nel nord. Sindaco Chiesa, è su questa, diciamo, quelle che sono anche le prospettive e gli scenari del centrodestra. Ancora non ci sono le candidature dei Fratelli d'Italia, una parte solo di quelle della Lega e Forza Italia. Diciamo che sono ore decisive di fibrillazione all'interno delle segreterie, perché a breve sapremo i nomi degli uninominali e poi anche dei proporzionali. La legge elettorale, che però crea un grandissimo disorientamento tra gli elettori, ci troviamo per l'ennesima volta a votare dei parlamentari che non saranno votati con le preferenze ma saranno decisi direttamente dalle segreterie, e questo è un grosso problema, un problema che porta alla disaffezione ulteriore rispetto al voto. Questo l'abbiamo detto tutti, l'hanno detto tutti i partiti politici, però inevitabilmente, come si diceva prima, lo stesso Letta, che è uno di quelli che può decidere stando al governo, essendo segretario del partito che in quel momento era uno dei più importanti della coalizione che governava l'Italia, avrebbe potuto cambiare la legge, non l'ha fatta. Per cui vuol dire che fondamentalmente questa legge va bene a tutte le segreterie, indipendentemente che siano segreterie di centro, di destra o di sinistra. E, guardi, io sono uno di quelli che ha sempre pensato che le preferenze siano fondamentali per l'elezione. Lo sono per una serie di motivi. Lo sono perché avvicinano le persone ai politici che vengono votati, li rappresentano poi a Roma, e avvicinano soprattutto il politico al territorio, perché il grosso problema che abbiamo oggi rispetto a una rappresentanza nazionale è che il politico nazionale si sente più tutelato per il suo futuro politico stando vicino alle segreterie del partito che non vicino ai cittadini. C'è chi dice che le preferenze sono un problema perché tendono a facilitare chi ha una capacità economica maggiore nel presentarsi alle elezioni. Io l'ho ribadito più volte in questa trasmissione, ma lo dico per l'ennesima volta, certo, che l'importante sarebbe fare ragionamenti semplici e comprensibili agli elettori. Noi abbiamo circa 600 tra deputati e senatori da eleggere, abbiamo 60 milioni di abitanti in Italia, basterebbe fare collegi piccoli da 100.000 abitanti e avremo 600 collegi piccoli in Italia, dove ci confronteremo direttamente un candidato contro l'altro. Per farvi un esempio, cosa vuol dire un collegio da 100.000 abitanti? Vuol dire che in una provincia come Treviso avremo 9 tra deputati e senatori, perché la provincia di Treviso ha circa 900.000 abitanti, 9 tra deputati e senatori che si scontrerebbero in collegi uninominali. Questo sarebbe meraviglioso, perché vorrebbe dire che ognuno dei candidati dovrebbe andare a tirar fuori la gente direttamente da casa per farsi votare e diventare il vero rappresentante del suo territorio. 100.000 abitanti vuol dire 3 città come Conegliano. E pensate quanto sarebbe bello avere un rappresentante che rappresenta veramente il suo territorio, che deve tornare ogni settimana da Roma a dire quali sono le proposte che ha fatto. Perché io andrei a chiedere a molti dei parlamentari che si ricandidano quanti disegni di legge hanno presentato in Parlamento durante questi 4 anni e 6 mesi, o poco più, poco meno. Io penso che gran parte di questi non abbiano presentato nulla, ma la cosa peggiore non è solo questa, è che neppure hanno rappresentato i loro cittadini a Roma.
Cioè noi ci ritroviamo ad aver avuto deputati e senatori che io sfido chiunque ad elencare. Cioè andrei dalla signora Maria a casa a chiedere il nome di un deputato o un senatore della propria provincia, della propria... non lo sanno. Ma non è colpa loro, è colpa dei deputati e dei senatori che non avevano alcun motivo per tornare a fare propaganda sul territorio. Da quant'è che non sentiamo una propaganda in piazza? Da quant'è che non sentiamo un candidato andare in piazza col certo. microfono o non lo sentiamo andare a fare il proprio comizio nei bar? Non ne hanno noi bisogno. Sindaci dobbiamo andare nei bar. Chiunque di noi, anche lo stesso presidente della regione, va perché il voto deve prenderselo. Perché alla fine il nome bisogna scriverlo. Certo. Se tu sei legato al cittadino, dal fatto che il cittadino debba scrivere il tuo nome, tu in quel bar ci vai, certo. tu in quella gioielleria, tu in quel negozio che vende ferramenta, vai e fermi, perché noi quando andiamo in campagna elettorale fermiamo le fabbriche del nostro certo. territorio per andare a parlare con i dipendenti. Allora io vorrei che i deputati non solo facessero questo, ma sapessero anche quali sono le fabbriche del proprio territorio. Perché abbiamo paracadutati a Roma che non sanno neppure quali sono le vie della propria città. Sì, ma il problema è, come hai detto, la conoscenza, cioè la conoscenza del territorio, della specificità e a volte anche della complessità. Io penso una città, voglio dire, come Venezia, hai capito? Cioè adesso, senza voler, perché ormai se ne è parlato talmente tanto, no? Del modo con cui il PD ha scelto le proprie liste, però effettivamente trovarci Fassino che viene qua a Venezia a rappresentare Venezia, cioè per l'amor di Dio, uno può essere bravo, può essere tutto quello che vuoi, ma il cittadino in questo si sente assolutamente preso sì, in giro. Io ti dico perché di poi più, secondo il problema me, è capire secondo... quante sì. volte questa persona sì. potrà essere qua ma nel territorio no, ma ti dico, ma non per solo accorgersi la di quelli che sono ma il non dialogo, solo, scusami, il ma non solo la conoscenza dei temi, infatti... la conoscenza delle persone. Sì. Cioè tu se non sei legato personalmente al tuo territorio non hai nessun motivo per che... tornare nel tuo sì, territorio esatto. a dire qual è stato il tuo operato. Ma non hai neanche Roma. L'opportunità perché sì, nemmeno quando vanno motivo. A casa a dormire hai ma capito? Ma non ho motivo perché se la mia rielezione a Roma è legata a quanto io sto vicino al leader del partito. La domanda starò è perché non siamo riusciti, visto ma che il Movimento 5 Stelle si vanta di aver ridotto il numero... Nessuno ha voluto. Sì, ma no, allora, nessuno, Fratelli d'Italia è stata l'unica... Ma non è vero, ma non è vero. Voluto, no, dai. No. Sindaco, ma su questo devi essere obiettivo. Ma sono più che obiettivo. Fratelli d'Italia, dai. Fin dal primo momento, è anni che va avanti con la storia delle preferenze, ed era l'unica a dire che era necessario arrivare alle preferenze. Ma parliamo in maniera chiara, perché tanto nessuno di noi è qua per essere eletto. Ma lo so, ma io quello che dico è che nessun partito, nessun partito che è stato in maggioranza, e in questi anni sono stati in maggioranza tutti. Nessun... No, Fratelli d'Italia non è stato no, in maggioranza, scusami. Dai. I membri che fanno parte di Fratelli d'Italia sono stati in maggioranza in questi anni. Non nell'ultimo governo, ho detto in questi anni sono stato il governo centrodestra e centrosinistra. Nessuno seriamente ha preso in considerazione il fatto di mettere le preferenze per andare in Parlamento, perché nessuno in quel momento lo voleva fare. La Meloni nessuno lo voleva fare, la Meloni è stata al governo, nessuno lo voleva fare perché a nessuno interessa. Perché se io sono un leader del partito, mi interessa che in Parlamento vengano quelli che dicono di sì. Non mi interessa quelli che rispondono al territorio, perché chi risponde al territorio è indipendente su certe scelte, essendo indipendente su certe scelte non risponde a quelle che sono le logiche romane. Aggiungo diciamo una cartina da tornasole: se vedete le televisioni pubbliche e private, vedete mai spot individuali di candidati che dicono votate per me? Non gliene importa niente, no? Per cui anche dal punto di vista diciamo pubblicitario per le televisioni e anche un bel danno. Allora adesso torniamo sì, ti al generale solo che la Meloni Iannicelli, è stata al governo 11 anni fa. Però prima vediamo le polemiche all'interno del Partito Democratico con la questione di Rachele Scarpa, diciamo candidatura, che ha spinto Roberto Grigoletto a dimettersi dal Partito Democratico e addirittura domani pare che Giovanni Zorzi, segretario del Partito Democratico Trevigiano, decida di abbandonare la segreteria. Vediamo cosa ha detto oggi il consigliere comunale del PD Trevigiano, Stefano Pelloni. Vediamo. Chi ha manifestato in maniera un po' troppo accesa forse sul giornale abbia dimenticato pubblicamente, abbia dimenticato che forse il nemico da battere, il nemico, l'avversario da battere non è dentro di noi, ma è una destra. La parola d'ordine in casa PD è basta, polemiche che fanno solo male al partito in questo momento, e il riferimento a chi ha acceso la miccia in questi giorni è chiaro. Su tutti Roberto Grigoletto, che subito dopo l'annuncio dei candidati nelle liste e il nome di Rachele Scarpa ha annunciato non soltanto le dimissioni dal direttivo provinciale ma anche il suo addio al partito,
con l'accusa di aver calato dall'alto una scelta che non rappresenta né il territorio né lo stesso PD. Io spero che questa decisione ci possa ripensare e possa rientrare insomma nel partito. Stesso augurio, un ripensamento Pelloni lo riserva a Giovanni Zorzi, che per lo stesso motivo di Grigoletto sembra intenzionato a dimettersi dal ruolo di segretario provinciale e a rinunciare anche alla candidatura in lista. Pelloni, tra i primi invece a congratularsi con Rachele Scarpa, non nasconde che il mal di pancia c'è e ammette: posso capirlo di più sui nomi di Fassino e Lorenzin in provincia di Treviso, ma allarga il raggio. È un problema che tutte le segreterie, penso, dei partiti locali stanno vivendo. Secondo me, in maniera sbagliata, in maniera si è ridotto il numero dei parlamentari, sul quale provvedimento io ero assolutamente contrario, ho anche votato no al referendum, perché io penso che a fronte di guadagni per lo Stato molto ridotti si sia persa molta rappresentanza dei cittadini e delle loro istanze in Parlamento. E poi non si sia cambiata una legge elettorale del tutto, che dà il potere alle segreterie nazionali di decidere di imporre sulla testa le proprie candidature. Insomma, il mantra del PD in questo momento è uno solo: parlare di temi e concentrarsi sulla lotta alla destra, non fare harakiri per questioni che non interessano ai cittadini, preoccupati di più da bollette e rincari. Il tempo per discutere ci sarà. Dopo il 26 settembre ci saranno tutte le occasioni per discutere anche pubblicamente, affrontare un problema. Prima del 26 settembre ci sono tutte le sedi, la direzione provinciale, le sedi del partito, per discutere dei nostri problemi. Allora, generale Iannicelli, dai primissimi nomi che sono usciti per quanto riguarda le candidature della Lega, sembrerebbe che non ci siano, potrebbero non esserci paracadutati o sorprese, no? Cosa ne pensa? Sì, per caso le è arrivata qualche notizia? Niente, sono pure fuori, però questa campagna elettorale sta segnando delle incongruenze veramente, veramente forti. Sono sempre state durante le elezioni, ma queste contraddizioni non c'erano forse mai state. Voglio, però, mi deve concedere, perché prima non riuscivo a sentire, il sindaco Chiesse. C'è una figura nella politica italiana che è legata ancora fortemente al cittadino, al territorio, è quella del sindaco. È inutile, il vero politico che oggi la gente lo considera proprio rappresentante è il sindaco, quindi il sistema elettivo è quello del sindaco, dei consiglieri, ma questo quello che è più grave è che dà fastidio alla politica nazionale. Guardate che noi sentiamo in consiglio comunale che c'è questo sospetto, questa lontananza della politica nazionale verso i sindaci, che invece sanno veramente, conoscono il territorio e sono veramente la parte attaccata proprio al cittadino. Fatto sta che le riforme in Italia non si riescono a fare, ma guardate che negli ultimi anni l'unica riforma che è stata fatta è quella di ridurre 7-8 consiglieri nei comuni magari di 100.000 abitanti, consiglieri che non costavano nulla, perché il consigliere, sappiamo, il sindaco costa poco, niente, gli assessori uguali, ma i consiglieri non costano proprio niente, eppure sono riusciti a tagliarli. Ora sentivo le candidature, guardate, stanno il PD che si riempie la bocca ogni volta. Io voglio dire, usare, e non entro negli altri partiti, non mi piace, però uso le parole di Grigoletto, che ricordo è stato segretario provinciale del PD di Treviso ed è stato capogruppo e vice sindaco a Treviso, e che ha detto un minimo di esperienza, per carità, si richiede, non dico consigliere di quartiere, ma è un consigliere comunale, se no avevano ragione i 5 Stelle, abbiamo visto i risultati, uno vale uno, no? E quindi andiamo avanti così, e poi, cioè, ma giustamente veniva ricordato questo tipo di elezione, di Rosatellum da Rosato, che quindi è il PD, adesso sentivo pure Pelloni che dice bisogna cambiarlo, e non l'avete cambiato, l'avete fatto voi, perché purtroppo l'arroganza di fare un sistema di elezione quando si è convinti di vincere sempre, ma quelle cose poi purtroppo non vanno così e creano uno sconquasso, perché veramente non c'è più. Una volta, abbiamo tutti una certa età, arrivava l'onorevole in città, in cerimonie, ma adesso
entra l'onorevole, non se lo fila proprio nessuno, ma sono fatti un po' così banali. Ma si vede che proprio non gliene frega niente a nessuno. L'onorevole una volta arrivava, ma la gente si alzava in piedi perché veramente era rappresentante del territorio, dei cittadini. Adesso niente, perché? Perché è un nominato. Non sono assassini, per carità, però viene nominato, quindi non ha nessuno interesse, nessunissimo interesse di farsi conoscere, tanto l'importante. E di contro veniva ricordato naturalmente il segretario. Il segretario di partito, tutti, nessuno escluso, hanno l'interesse di dire mi scelgo i miei. Basta vedere cosa succede nel PD. È stata l'occasione per le vendette, le forti vendette. Questa campagna elettorale, soprattutto del PD, si caratterizza dalle vendette. Quelli che erano legati o che sono col solo sospetto legati ancora a Renzi sono stati fatti fuori. Ma ed è entrato. Ma come il cittadino, come si può fidare della politica oggi come oggi, quando vediamo che viene difeso dal PD Gigino Di Maio, quale dichiarava, queste sono cose scritte, che il PD è un partito di miserabili a cui sta a cuore solo la poltrona. Ma ci rendiamo? Ma hanno un valore le parole, i comportamenti? No. Ma veramente non c'è più nessuna regola. E vogliamo che la gente vada a votare? Ma la gente non va a votare. A me quello che stupisce è che persone anche di cultura ormai stanno dicendo: io non vado a votare perché è veramente uno schifo. E in questo il PD. C'erano tutte le organizzazioni, i comitati provinciali e quant'altro, hanno fatto una serie di nomi, approfondimenti, e poi il partito nazionale sceglie lui e fa quello che vuole. Certo. Si risentono, tant'è vero che c'è questa fuga. Giustamente, io li capisco umanamente, poi sono cavoli loro, però umanamente è capibile questo. Non è, arriva il rinnovamento perché è presa una persona a cui va tutto rispetto, la preparazione sicuramente la ragazza ha grosso una prospettiva di successo molto forte per una persona che si impegna, però un po' di esperienza. Presidente Anicelli, è indecente anche vedere, no, che ci sono politici che sanno ancora prima delle elezioni se saranno eletti o meno. L'anomalia è che noi andiamo a votare con gente nominati, che è già stata, diciamo, scelta, quindi noi andiamo a votare così a fare i... Ma certo che la gente... Ma perché per quanto ci sia un po' anche ormai, è talmente disorientato ormai il cittadino che purtroppo anche alle comunali, ormai alle regionali, alle province, diserta un po'. Perché? Ma perché quello è l'effetto della politica nazionale. C'è una disaffezione alla politica fortissima, sì, perché gli esempi sono questi. Sì, ma se non altro alle amministrative o alle regionali, uno sa che ha le preferenze, se non altro ha la soddisfazione di vedere eletto il sindaco per cui ha votato. Allora andiamo... Che se mi permetta, che ha dato esempio contro un gettone di vincere le elezioni. Perché? Perché il legame con i cittadini, la presenza continua piazza per piazza, casa per casa, porta pure a stravolgere quelle che erano, come dire, le previsioni. Questa è la realtà. Ma ripeto, quello che è più grave è che i sindaci sono mal visti, credetemi, a Roma. Se c'è una figura che è mal vista per gelosia, perché vedono la vicinanza con le cittadine, è la figura del sindaco e dei consiglieri, comunque dei consigli comunali, che sono maltrattati. Ripeto, hanno tagliato. Generale, dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare avanti. Allora, scusate, andiamo. Non esiste nessun'altra figura. Andiamo da Paolo Benvenu. Benvenu, il centrodestra, insomma, stando ai sondaggi, vedevo Fratelli d'Italia al 25%, è salito anche un po' il Movimento 5 Stelle al 13%, e si parla di ministri, Carlo Nordio, Elena Donazzan. Nordio andrebbe al Ministero della Giustizia, la Donazzan andrebbe al Ministero dell'Istruzione e del Lavoro. Secondo lei, se si affermasse il centrodestra in questo Paese, tornerebbero i conflitti tra schieramenti opposti e contro la destra, che appunto il centro-sinistra non vuole assolutamente che vada al governo? Guardi, a me pare che i conflitti ci siano già, insomma, non è che ci sia bisogno di aspettare. C'è uno scontro politico in atto, è evidente che la destra si sta rafforzando, è favorita anche da questa legge elettorale improvvidamente
voluta dal Partito Democratico, va anche detto per chiarezza, insomma, non per polemica, che ad Atreju, alla festa che fa Fratelli d'Italia, insomma, che la Meloni organizza da parecchi anni, nell'incontro con l'ETA sostanzialmente hanno concordato che si continuava con questa legge, che le elezioni, anche quelle, non, anche quelle che erano previste per l'anno prossimo, sarebbero, perché è il sistema maggioritario, favorisce ovviamente i blocchi politici, quindi centrodestra e centrosinistra, e taglia, insomma, quelle che sono le altre forze. Io devo dire una cosa, poi passo ad altro. Sì. Io non penso che il problema oggi della presenza di una forza come Fratelli d'Italia debba suscitare un allarme, nel senso che domani avremo, insomma, le camicie nere e il fascismo nel nostro paese. Però c'è un punto politico che rimane fondamentale. Diciamo, l'imprinting politico di questo centrodestra, in particolare Fratelli d'Italia, è una forte vena, un impianto soprattutto trainato da Fratelli d'Italia, di tipo nazionalista. Io penso che i nazionalismi in questa fase storica, lo sono stati anche nel passato, ma in questa fase storica in particolare lo sono, basta vedere la vicenda ucraina e altre vicende a livello mondiale, un pericolo. Un pericolo perché oggi quello per affrontare le gravissime e drammatiche questioni che dobbiamo affrontare su scala globale, che non sono assolutamente affrontabili sul piano nazionale, ma vanno affrontate su scala globale, è necessario, diciamo così, una grande cooperazione internazionale. Altro che la competizione, la guerra e le logiche di tipo identitario. Lo dico così perché per me questo è il problema vero, insomma, no? Il resto, certo, c'è anche un problema del fatto che c'è una storia che gli italiani conoscono, che molti italiani ripudiano, però, insomma, l'elemento politico caratterizzante, insomma, io credo è pericoloso per me, per quello che può determinare non solo nel quadro nazionale, ma dentro il quadro delle relazioni internazionali, è appunto questa forte spinta, insomma, di carattere nazionalista. Poi, se mi permette, volevo dire anche un'altra piccola cosa. Noi presenteremo le liste di Unione Popolare nel Veneto, sì, dopo aver raccolto in una settimana e con una forte partecipazione popolare le firme necessarie a presentare in tutte le circoscrizioni del Veneto e le nostre candidate e candidati, che sono tutte persone che lavorano, sono persone che lavorano in fabbrica, sono persone che sono attivisti sociali, che sono insegnanti, precari, sono donne e uomini che portano dentro queste liste un vissuto concreto e esperienze anche concrete nel campo delle mobilitazioni. L'aspetto importante e che ci ha sorpreso, lo tengo a sottolineare, è che noi abbiamo visto in questa raccolta delle firme una fortissima, come, spinta spontanea, cioè gente che è venuta appositamente nelle nostre sedi, nelle nostre federazioni, nelle case del popolo, nelle sedi di altre forze organizzate che si sono unite dentro Unione Popolare, e io credo che da questo punto di vista avremo qualche sorpresa importante. Non abbiamo visto molti sfidare questo problema, no? Abbiamo sentito Calenda che dopo la rottura col PD ha detto andremo a raccogliere le firme, ma due giorni dopo fare l'accordo con Più Europa. Con Più Europa. No, scusi, con Renzi. Con Più Europa, con Renzi. Italia Viva, che gli permette di stare in campo senza raccogliere le firme. Io penso che noi abbiamo dato un segnale di buona politica, di una politica veramente fatta dal basso. Speriamo che in questa campagna elettorale ci si possa realmente confrontare con quelle che sono le emergenze drammatiche che stiamo affrontando e che affronteremo ancora di più nel prossimo periodo. Benissimo, benvenuto. Veramente mi sconforta, sconforta il livello assolutamente, come dire, basso
di una discussione politica tutta eccentrica rispetto a quelli che sono i problemi reali del nostro paese. E finisco. Allora, andiamo a Belluno e vediamo i bellunesi. Con il taglio dei parlamentari rischiano di restare senza voce e poi anche critiche alla politica locale. Vediamo il servizio di Christian Arboet. Ovviamente col taglio dei parlamentari le realtà come Belluno o comunque simili perderanno, cioè già non avevamo rappresentanza, già non avevamo voce a Roma, adesso probabilmente è meglio se passiamo con l'Austria, probabilmente avremo più saremo più ascoltati, ecco. Il taglio dei parlamentari rischia concretamente di tradursi in una perdita di rappresentanza per il bellunese. Le stesse segreterie di partito sembrano non compensare gli effetti della riforma. I mal di pancia in casa PD con Roger De Menec in posizione non utile non sono solo un affare interno. A Belluno perdono tutto, non solo la rappresentanza. Guarda, io sono di una parte politica che Belluno mi fa schifo adesso, perché la destra non mi piace, solo che non è colpa della destra, è colpa della sinistra. Le persone che vengono votate le vengono decise prima. La gente del posto non è che possa intervenire neanche su quei pochi che vengono eletti. Perché per esempio ho sentito che qua a Belluno se voti PD voti Fassino. Fassino da Torino, cosa sa lui di Belluno? Nel centrodestra le liste sono ancora in fase di composizione, ma sarà difficile, anzi matematicamente impossibile, eguagliare il record dell'attuale legislatura con 6 parlamentari uscenti, tra cui il ministro Federico D'Incà, cui si è aggiunto, come tecnico va detto, pure Daniele Franco all'economia. Uno, forse due stavolta i bellunesi che se la giocano. In pole position, anche se manca l'ufficialità, potrebbe esserci solo Luca De Carlo, sindaco di Calalzo, numero uno di Fratelli d'Italia. Italia in Veneto. Eppure tra Olimpiadi, infrastrutture che non ci sono, legge quadro della montagna in bilico, i nodi da sciogliere non mancano in un territorio sceso drammaticamente sotto i 200.000 abitanti. Tanti problemi che sono insoluti da sempre qui in provincia di Belluno rimarranno tali se non c'è una voce forte che possa portare avanti le aspettative della nostra gente. Verremo meno rappresentati, avremo meno voci in capitolo e credo che questo non sia una cosa buona. È un bel problema, in effetti la speranza è che chi verrà proposto abbia cura anche del bellunese, sperando che, essendo anche una parte molto importante della nostra regione, abbia un minimo di considerazione. E insomma, niente candidatura per il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, è uno dei grandi esclusi, si potrebbe fare un lungo elenco. Allora, Coradin voleva dire su Azione. Una precisazione, sì. E sicuramente il signor Benvenu in buona fede, però ha detto una scorrettezza, perché come aveva precisato il professor Sabino Cassese, presidente emerito della Corte Costituzionale, quindi di sicuro non l'ultimo arrivato, non era necessario per Azione andare alla raccolta firme. Comunque noi abbiamo sempre detto che non avremmo avuto paura di andare a farlo, ed era su questo che Letta ha giocato, pensando che noi non avessimo il coraggio di scendere nelle piazze per andare a prendere quelle firme che ci sarebbero servite, poi non sono servite, quindi di sicuro non è stata una strumentalizzazione per avere una via prioritaria. Su quello che secondo me, e per tutti quelli che amano la politica, è una vergogna, cioè il taglio dei parlamentari, perderemo una rappresentatività per questi territori. Soprattutto dobbiamo pensare che noi siamo i proprietari di quella che è l'azienda Italia, che ha un controllo diffuso, cioè noi dobbiamo scegliere degli amministratori delegati che vanno in Parlamento e che devono essere i migliori per gestire la cosa pubblica. E apro parentesi, è anche per questo che Azione ha messo nel suo programma, che vi invito a leggere, c'è stata la conferenza stampa, lo trovate, 68 pagine. Io credo che, anche se di questi tempi ormai la gente si interroga chi va a leggere 68 pagine, penso che una volta ogni 4-5 anni possiamo farlo, perché è importante per scegliere qualcosa per il futuro. Ma chiediamoci, quando qualcosa non va,
togliamo degli amministratori delegati, ma dovremmo impegnarci a scegliere qualcuno che sia migliore, perché evidentemente l'altro non ha raggiunto dei risultati, ma di sicuro non dobbiamo tagliare delle teste perché la gente che è stata lì non ha prodotto nulla. Solo per conoscenza voglio ricordare che Renzi, visto che è un vostro alleato, ha votato e ha proposto l'abolizione delle province, quindi ha eliminato tutti i rappresentanti delle province. È la stessa cosa, se vogliamo essere. Quindi vede, è in linea con quello che sta accadendo adesso, evidentemente, perché non servono i rappresentanti, basta che venga qua Fassino e potrà amministrare Belluno, Venezia, Treviso. Quindi. Allora, Fabris, questo nuovo partito di Calenda, di Renzi, può sottrarre voti, essendo un partito, diciamo, di centro, a Forza Italia e una parte del PD? Cosa ne pensa? Beh, sicuramente ogni formazione attira elettorato, poi bisogna vedere da chi li prende i voti, se li prende da centrodestra o da centrosinistra. Ma tornando al discorso delle candidature, ho visto che da qualche mese le sinistre, cioè in attesa del caduto del governo dell'anno prossimo, della fine della legislatura, abbiamo cominciato a inserire nelle segreterie tutti dei ragazzetti, mandar via i vecchi segretari, mettere tutti dei ragazzetti giovani. La stessa cosa si sta riproponendo adesso con le candidature. Non me ne voglia la signorina Scarpa, con cui ho avuto anche qualche battibecco, ma al di là di questo, per esempio, io ho seguito i Focus anche quando stavo in vacanza, e l'altra sera ho visto la signora Tocchetto. Mai come in questo momento c'era bisogno di personaggi come la signora Tocchetta, che è anche una costituzionalista, visto che stiamo parlando di mettere mano alla Costituzione. In realtà hanno messo là un po' di ragazzini per attirare il voto dei ragazzini. Poi il programma, si parlava prima con la signora del centro-sinistra, fra i programmi c'è la lotta al nemico di centrodestra. Questi sono i programmi di centro-sinistra. Un'altra bella marchetta elettorale: 10.000 euro a chi compie 18 anni, ma a fronte di quale progetto? Dove gli vanno a spendere questi 10.000 euro? C'è un progetto, hanno un progetto in mano questi ragazzi dove investire questi 10.000 euro o l'ennesima marchetta elettorale? Questi vanno avanti in questa maniera, vanno a spot. Prima non mi veniva il termine assistenzialismo, ecco, hanno messo in piedi le sinistre uno stato assistenzialista, invece che mettere mano all'economia e rimettere in piedi il nostro manifatturiero e creare posti di lavoro, vanno avanti a bonus, vanno avanti a dare il reddito di cittadinanza, il reddito di inclusione, il reddito di emergenza, e avanti di questo passo. In questo modo dissiperemo quello che è il prestito che arriva dall'Europa, che è un debito, chiamiamolo col giusto nome, che purtroppo dovranno pagare sempre le regioni che producono, questa è la realtà. Il resto sono fandonie del centro-sinistra che parla di tutto fuorché dei problemi veri, di DL Zan, i gender dentro le scuole, questi sono i programmi loro. Non mi sembra che siano questi i problemi dell'Italia. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, riprendiamo subito tra poco con Corrado Cortese, Massimo Venturato, insomma tutti i nostri ospiti. A tra poco, grazie, state con noi, continuate a scriverci, grazie. Eccoci qua, eccoci qui di nuovo, tantissimi messaggi, sms, whatsapp, davvero bruciamo un record dopo l'altro. 23.07, abbiamo ancora un 20 minuti per discutere, per ospitare le vostre opinioni. Andiamo da Corrado Cortese di Più Europa, vediamo un titolo che riguarda quello che sta accadendo in Europa e non solo. Salvini: non vado in Russia da anni. Di Maio: sei complice delle ingerenze di Mosca. Liste, Lega, Giorgetti e Crippa in Lombardia. Vabbè, questi sono altri due nomi che sono usciti per quanto riguarda le candidature del centro-destra, perché sono ancora non sono state ancora, diciamo, pubblicate. Cortese, allora, queste ingerenze della Russia nella,
della nostra politica. Di Maio ha detto è qualcosa di inqualificabile, di inaudito. Cosa ne pensa? Beh, solitamente non sono d'accordo con Di Maio, se l'ha detto come col ruolo di ambasciatore, col ruolo di ministro degli esteri, in questo caso sono d'accordo, ma non sono d'accordo tanto sulle affermazioni di Di Maio, ribadisco, ma sul fatto che semplicemente la domanda è: oltre a fare le liste in questi giorni, la Lega Salvini Premier, con ragione sociale la Lega Salvini Premier, a decide o non decide di sciogliere l'alleanza e il patto che ha fatto con il partito russo Russia Unita? Questa è la prima domanda. I legami sono fortissimi, i nomi sono Fontana, Valdegamberi, il legame è assolutamente dimostrato. La domanda è quando, ma la domanda è che mi sono fatto quando è caduto che ci siamo fatti noi di Più Europa, quando è caduto il governo. Cioè, questa fantomatica Lega che è liberale e moderata, quando è che chiederà il conto a una dirigenza quale quella di Salvini, che ha intrecciato rapporti pericolosi, rapporti che mentre c'era il presidente Draghi, con Giorgetti che gestisce il PNRR, più o meno sotto banco organizza un viaggio in Russia a trattare lui che non era nemmeno ministro. Quindi è dimostrato che le ingerenze ci sono, l'intervento di Medvedev ieri l'ha confermato, ma non è solo questo, è il legame e ovviamente il filo rosso nei confronti dei partiti che hanno fatto cadere il governo Draghi è proprio questo e soprattutto per quanto riguarda Forza Italia o quel che ne è rimasto, perché i liberali li abbiamo visti andare ovunque ma non rimanere per lo più in Forza Italia o rimangono zitti, e la Lega. Altra cosa invece è relativamente al Fratelli d'Italia, che ha tenuto sempre una posizione coerente da questo punto di vista, e ricordo che la Fratelli d'Italia ha sempre approvato, anche quando non lo ha fatto Forza Italia e la Lega, ha sempre approvato tutte le volte che è stato messo a votazione al Parlamento l'invio di armi all'Ucraina, perché la guerra in Ucraina, la posizione atlantica e la posizione dell'Italia all'interno di questo scacchiere non è una cosa marginale, perché è come il cap sail per quanto riguarda il gas. Quindi i legami della Lega nei confronti di questa Russia, sì. Cioè, volevo anche evidenziare questa cosa, direttore. Sì, tutto quello che succede nel PD succede anche stasera in via Bellerio, sede della Lega, succede da Fratelli d'Italia, le liste vengono fatte dai segretari di partito, succederà anche a Forza Italia. Il problema di questa legge elettorale, che ricordo è stata approvata anche da Forza Italia e da Lega, perché se no torniamo alla stessa cosa prima dei porti chiusi, no? Cioè, diciamo le cose come stanno. Il Rosatello è stato proposto e disegnato in maniera insana e totalmente insana dal PD, perché è una legge assolutamente abnorme. Allarga i collegi ed è una cosa gravissima, perché i collegi a 100.000, come diceva prima il sindaco, sono fondamentali. È stato approvato, c'erano i numeri, ovviamente non solo il PD non ha voluto cambiare la legge elettorale, anche come hanno detto prima i gentili ospiti, anche la Fratelli d'Italia non l'ha cambiata. Questa è la situazione. In più c'è stato il taglio dei parlamentari, e vado a concludere, c'è stato il taglio dei parlamentari. Ricordo che noi, come diceva anche il gentile ospite di Azione, noi siamo tra le forze politiche che erano in Parlamento, ce n'erano 15 parlamentari, e ritorno a dire, i numeri spiegano molto più di tante altre cose, 15 parlamentari su 900 hanno votato contro il taglio dei parlamentari, tra cui i parlamentari di Più Europa. Grazie, direttore. Allora, tra l'altro, i parlamentari, ricordiamo, con il taglio passano in Veneto da 74 a 38, questo è il numero dei parlamentari. Adesso torniamo al dottor Venturato. Prima vediamo un documento che è diventato virale, cioè la prima ministra islandese, Sanna Marin,
che ha trascorso tra l'altro le vacanze, una parte delle sue vacanze in Italia, sotto accusa per aver fatto questo ballo sfrenato. Ecco, qui la vediamo a sinistra, con la, diciamo, con la maglietta nera e i pantaloni bianchi, in un party privato dove ballava sfrenata con amiche e amici. Questi, insomma, questi sono alcuni dei protagonisti del party. E allora, grandi accuse, eccola lì inginocchiata con altre persone, amici, così abbastanza stravaganti. Vabbè, però insomma, è stata messa sotto accusa, ha detto: non ero drogata, non mi ero bevuta nulla di strano. E ha fatto il test antidroga, e, insomma, una vicenda che non si capisce bene perché uno privatamente non possa andare a ballare come cavolo gli pare. Forse bisogna chiederlo agli hacker russi, direttore. Com'è? Perché da una parte, direttore, chiediamo ai politici di essere delle persone e quindi di vivere una quotidianità. Dall'altra, nel momento in cui fanno vedere che vivono questa quotidianità, vengono attaccate. Anche se, mi permetto di pensar male, se quel ballo l'avesse fatto un uomo, molto probabilmente non sarebbe stato oggetto di attenzione, ma trattandosi di una donna si è cavalcato contro di lei in questa situazione. È d'accordo, Cortese? Sono molto d'accordo, assolutamente sono molto d'accordo con quello che ha detto l'assessore. Meno male su questo, Cortese, siamo d'accordo. Però penso che ci sia lo zampino degli hacker russi su questa cosa. Sono dappertutto gli hacker russi. No, allora, torniamo dal dottor Venturato. Sui sondaggi, dottor Venturato, la Fratelli d'Italia addirittura al 25, il Movimento 5 Stelle a 13, poi ci sono ovviamente Forza Italia, cioè, ci sono gli altri partiti del centrodestra che fanno una maggioranza che mi pare vada al 50%, dice il giornale, ha pubblicato il titolo che abbiamo visto prima, schiacciante la maggioranza del centrodestra, 50% addirittura sarebbe il blocco. Cosa ne pensa? Ma è davvero così? Cioè, sarà un trionfo per il centrodestra o ci possono essere delle sorprese cammin facendo? È facile immaginare che ci sia una risposta elettorale a favore del centrodestra, perché voglio dire, al di là dei tentativi demolitori in campagna elettorale, insomma, adesso io non voglio smontare le opinioni di Cortese, ma mi sembra che sia ossessionato dai russi, mi pare un po' esagerata la posizione, cioè nel senso che non ne frega niente la gente di queste storie dei russi, alla gente interessa in maniera chiara capire se dare il voto a una squadra o all'altra. E due sono le posizioni diverse. Sicuramente ormai è acqua passata, lo diciamo perché siamo tutti ramaricati, ma sul fatto che la legge elettorale sia sbagliata, che siano nominati, che non ci sia rappresentanza di territorio, ormai non ci possiamo più fare niente. Sarà compito dei futuri eletti pensare a mettere rimedio. Quello che sicuramente la gente a casa oggi sta cercando di capire è se dare un voto, diciamo, manicheo, cioè diciamo o di destra o di sinistra, o se cercare un riferimento più centrista. Entrambi gli schieramenti, quelli diciamo che si fanno la vera lotta, sto parlando del gruppo del PD insieme con Fratoianni di Sinistra Italiana, Bonelli di Verdi e, permettetemi se rido, di Impegno Civico di Di Maio, perché con quello che si sono detti prima tra Di Maio e Impegno Civico, più Europa, che è rimasta attaccata, a me fa ridere quella compagine lì, ma non perché non voglia avere rispetto delle loro idee, fa ridere per quello che sono messi insieme dopo quello che si erano detti. Dall'altra parte invece, su questo l'elettore, possiamo dire, ecco il perché il sondaggio è favorevole, vede uno schieramento al di là di quelle che sono le schermaglie interne tra la Meloni, Salvini, Berlusconi, e anche nei posti, a ragione su questo Cortese, che vengono fuori i mal di pancia da parte degli esclusi, ma c'è una compagine più coesa, cioè c'è un gruppo che ha sempre mantenuto una certa linea, al di là che nell'ultimo governo la Meloni e Fratelli d'Italia fossero l'opposizione e gli altri al governo, ma nell'insieme mantengono. Poi di fondo, direttore,
Il punto sta sul fatto di come c'è stato il voto malpancista del 2018 a favore dei 5 Stelle, ed era un voto di protesta più che un voto costruttivo, cioè, come dire, del resto i 5 Stelle andavano in piazza dicendo apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno. Poi in realtà, insomma, più che il tonno se lo sono mangiato e sono rimasti seduti nelle poltrone, beh, anche loro. Il problema è se l'elettore posto di fronte al voto, se va a votare, perché l'astensionismo sarà il nemico numero uno, il concetto è: cercherà di dare un voto, a mio modo di vedere, sulla credibilità di cambiare le cose. Ripeto, non conta niente la questione, i russi, non russi, tutte cose che non interessano gli italiani, fanno scoop solo elettorale in termini giornalistici, ma non gliene frega niente agli italiani queste cose qua. Agli italiani gli interessa capire se io eleggo una squadra di governo, se sarà in grado di far fronte alle emergenze soprattutto. E qui entra in campo quello che ho detto prima, la politica della distribuzione di ricchezza. Ora, chiudo su questo tipo di riflessione. Io sono per esempio molto d'accordo nell'aiuto delle fasce più deboli, non sul reddito di cittadinanza, che ritengo che sia una legge impostata male fin dall'inizio, aveva dei presupposti della ricerca del lavoro con i navigator che dovevano cercare lavoro per i giovani a casa, abbiamo visto che non è risultato così. Invece poteva avere un significato anche il reddito di inclusione posto come proposta da Renzi a suo tempo, cioè dare una mano a quelli che non ce la fanno, ma con una condizione, dico io: se tu, invece che distribuire i soldi da parte dello Stato alla gente che ne ha bisogno, diamoli agli enti locali e facciamo in modo che l'ente locale, il sindaco, lì ne abbiamo uno, Chies dovrebbe, non so se è d'accordo, riceve i soldi dello Stato, li distribuisce agli indigenti e l'indigente però va a lavorare per il comune, cioè non sta a casa sul divano, si alza, si è fatto salvo se uno è disabile chiaramente o ha problemi di salute, è chiaro che quelli non fanno, restano a casa, ma quelli che possono muoversi vanno a pulire le strade, così fanno all'estero, vanno a pulire le strade e a fare giardinaggio. Allora tu ricevi il sussidio ma contribuisci per la collettività. Insomma, questa è una proposta che butto lì, però voglio dire, se noi pensiamo l'elettorato cosa farà, e torno alla sua domanda iniziale, l'elettorato a mio modo di vedere sta credendo di più al progetto del centrodestra, con tutti quelli che possono essere gli aggiustamenti del caso. Problema grande per il centrodestra se vince le elezioni, come sembra dai sondaggi, Meloni in testa, che dovrebbe essere la prima premier donna italiana. Infatti sentivo oggi un primario ospedaliero che ho incontrato, ha detto: ha sempre votato, io dicevo ho sempre votato il centro, ma stavolta voglio la Meloni, voglio una donna al governo. C'è questa voglia di volere la donna al governo anche in Italia, ma quella che sarà la scommessa più grande sarà quella di riuscire a far fronte non in emergenza, come ha fatto Draghi, bravo, sapete che io ho sempre stimato Draghi, ma che ha fatto una politica emergenziale, sia per il Covid, sia per le tensioni sociali, oggi bollette e gas e quant'altro, ma per una questione di distribuzione di ricchezza che permetta equamente, ma in maniera corretta, di aiutare le fasce deboli, ma non penalizzare le imprese e la produttività, soprattutto il mondo del lavoro. Letta fa ridere con lo schieramento dei giovani. Cosa ha inventato lui, i giovani adesso? Non ho capito. La scarpa, ci siamo confrontati più volte, il direttore si ricorderà, anche in trasmissione. Sì. Insomma, io, per carità, sarà una brava ragazza, io non posso mettere in dubbio che sia una brava ragazza, ma metterla capolista del PD senza nessuna esperienza politica mi sembra veramente una cosa fuori posto. Allora, grazie dottor Venturato. Chiudiamo con la strage di Godega, al funerale di Daniele Del Re. Vediamo il Gazzettino, Fabrizio, e poi diamo il servizio. Struggente abbraccio tra sua madre e quella di Xulliano. Il 19enne è morto con lui. Come sapete, hanno perso la vita 4 ragazzi tra i 18 e i 19 anni. Vediamo il servizio sui funerali di Daniele Del Re. Siamo il suo popolo, siamo il suo spirito, sappiamo che lui...
non dobbiamo vergognarci di esprimere a lui, che ci ama, quello che abbiamo nel cuore. È un appello a liberare il proprio dolore di singoli e di comunità, quello che parte da Don Claudio nel giorno dell'ultimo saluto a Daniele De Re, uno dei quattro ragazzi morti nella strage di Godega poco meno di una settimana fa. Sulla bara di legno chiaro, la sciarpa del Timbo Scorsago, la bici e l'informatica erano le grandi passioni del diciottenne, studente all'Istituto Kennedy di Pordenone. La chiesa di Cordignano non è riuscita a contenere l'affetto e il cordoglio di centinaia di persone, strette a mamma Federica, papà Ivan, al fratello Giulio e ai nonni. Di fronte a questi avvenimenti ci sentiamo piccoli piccoli, senza possibilità di scampo. Penso a voi genitori e famiglia di Daniele, ma penso anche a voi giovani che sperimentate, magari per la prima volta, più da vicino, questa realtà dolorosa, la mancanza Una vita interrotta bruscamente, troppo presto, tante quindi le parole non dette. Lo stesso Daniele, ricorda il migliore amico, parlava poco, preferiva i gesti concreti, le relazioni autentiche. Ora che potessi spiegarmi perché dobbiamo salutarci così presto? In questi 11 anni, nonostante tu sia sempre stato garantemente enigmatico, sono riuscito a conoscerti in diverse sfumature, tutte legate da un cuore troppo grande per essere nascosto dalla tua felpaglia. Nella nostra amicizia i gesti sono sempre venuti prima delle parole. Ma ora non posso che dirti che ti voglio bene. Ti ho sempre ammirato la tua mente geniale, le tue intuizioni e il tuo modo di affrontare le cose. A rappresentare lo shock di tutta Cordignano è il sindaco Campagna. Nella stessa chiesa arcipretale, nelle prossime ore, si dirà addio anche a Daniele Ortolan, dopo che nel pomeriggio, nella vicina Caneva, si sono celebrati i funerali di Marco Da Re. È un fatto veramente grave che ci ha colpito tutti e credo che una cosa del genere non ce la potremo dimenticare facilmente. Ieri, purtroppo, a causa dell'allerta meteo, abbiamo dovuto annullare la veglia di preghiera che avevamo organizzato. Adesso stiamo vedendo, anche compatibilmente con le condizioni, di proporre qualcosa per domani sera. Le famiglie ci tengono, quindi vedremo se riusciremo a fare questo. Ci teniamo anche noi. Daniele De Re, Marco Da Re, Daniele Ortolan, Xuliano Chellici, assicura il sindaco, non saranno dimenticati. Adesso chiaramente il dolore è ancora forte e vedremo in futuro come ricordarli. Sia santificato il tuo nome. È la commozione del sindaco Roberto Campagna. Anche questo i sindaci devono attraversare, no? Questi momenti strazianti con le famiglie dei ragazzi morti. Insomma, purtroppo è una strage continua sulle strade. Una considerazione, direttore. Dobbiamo chiudere, assessore. Deve aiutare, sì. Ad esempio, il PNRR. È giusto che venga rivisto a favore di scelte che guardano all'infrastrutture, alla mobilità, alla viabilità, alla sicurezza sulle strade. Sì. Non è necessario aspettare che succedano questi fatti per fare da amministratori e da politici veramente delle considerazioni su quelle che oggi sono le priorità. E credo che questa, insomma, assolutamente. Lo sia assolutamente. E ragazzi. Allora dobbiamo chiudere, saluto e ringrazio molto il Presidente del Consiglio Comunale di Treviso, Giancarlo Iannicelli. Stava aggiungendo qualcosa, generale? No, dico, ecco. È vero le infrastrutture, però purtroppo i ragazzi siamo stati tutti giovani, eppure la velocità, ripeto, il prefetto purtroppo l'ha detto, e le strade, nella fattispecie la strada sì, presenta delle criticità, ma poi è la velocità, quindi è, come dire, far opera da parte dei familiari, ma di tutti, che sì, ragazzi, poi siamo stati tutti giovani, io ricordo, poi ognuno pensa a se stesso e dice, io quando ero giovane, 50 anni fa, pure io correvo molto in moto e mi è andata bene. Però abbiamo il dovere di mettere le strade in sicurezza. Abbiamo il dovere di farlo. Però se affronti una curva... Sì, ma non è la prima volta in quella curva che ci sono i morti. Vuol dire che è una curva pericolosa. Se sei stressata da una vita, dalla vita così intensa che hai fatto fino a quel momento, magari in discoteca... Saranno sempre soldi ben spesi, generale. Allora, sono fattori concomitanti. Insomma, strade pericolose come la Romea e poi però l'alta velocità purtroppo...
macchine anche potenti date a neopatentati, certo, tra l'altro, non lo so, ragazzi di 18 però anni. Però non bisogna, ripeto, bisogna spiegare. Dobbiamo chiudere, scusate. Allora, grazie generale. Presidente, grazie Corrado Cortese di Più Europa, portavoce di Più Europa. Buonasera. Grazie a lei, direttore, un saluto ai telespettatori. Buonasera Cortese. Paolo Benvenu, Rifondazione Comunista Unione Popolare, grazie Benvenu. A presto. Grazie a voi, buona serata. Grazie, il dottor Massimo Venturato, arrivederci dottore, buonasera. Buonanotte, grazie. Alla prossima, arrivederci. E qui in studio Mario Fabris, buonasera di Forza Italia, grazie. Buonanotte. Fabio Chiesa, sindaco, a presto, arrivederci. Buonanotte. L'assessore Francesca Zaccariotto, assessore, grazie. Grazie, buonanotte a tutti. E Andrea Corradin di Azione. Grazie, siamo, direttore, buonanotte. Grazie, siamo in par condicio, come sapete, fino al 25 di settembre. Io invito tutti i partiti a mandarci i loro candidati in questo periodo, perché è nostro dovere proprio dar voce a tutti e in par condicio, tra l'altro, se non lo si fa corriamo anche il rischio di essere accusati di parzialità e quindi mandateci i candidati, chiamate le nostre redazioni e li ospitiamo molto volentieri. Grazie, buonanotte. Fabrizio Bazzoni in regia, stasera con Marco Gagliazzo. Ci vediamo lunedì prossimo con Focus. Grazie, buonanotte.